Lo. Salve! Niente pill finale, oh mio Dio, una live non della pill. Sono passati 10 anni dall'ultima live non della pill, incredibile. Oggi ho recuperato la vita di ieri, Fendi spazio di Dialga. Che cazzo fa Fendi? Ah, di Palkia, sì. Ti hai capito, dai. L'importante è aver capito, fanno calmo. Da adesso facciamo autobustina pure. Quando il DJ indovina le stand parte 8, prossimo anno. E facciamo circa una all'anno in realtà. Ma vedremo quando riusciamo a organizzarle tutto. Come ti senti a giocare Isaac oggi? Benissimo, incredibile. Non sapevo ci fossero altri videogiochi sulla faccia del pianeta oltre a Isaac. Io dopo il video di oggi di Lord Tears of the Kingdom, chiederti una cosa. Non vorrei parlare troppo di Zelda, ma va bene. Può essere che l'altro eroe che non conosciamo, visto nello spezzone, avesse una specie di maschera simile a quella di Majora? So che hai fatto vedere il video per poco, ma ho avuto mindfuck. Ah, ne parlo più avanti nei video, non ti preoccupare. Credo di sapere chi è. Non ho ancora avuto la conferma, credo di sapere chi è. La pill dovrebbe durare leggermente di meno, tipo la metà. Sì, anche secondo me 3 settimane se ne sarebbe giusto. 5 è tanto, davvero tanto. Soprattutto se devi fare 6 run a settimana. Sì, 3 è comunque tanto, però ha già più senso. Non è 4 settimane, 5 settimane. Siamo alla seconda, abbiamo altre 3. 3 altre settimane abbiamo ancora. Per me era giusto 5 anni a settimana. Per me, secondo me, erano 4, più corrette. Perché ci sta a fare 4 anni a settimana. Sembra giusto. 5 settimane, ma una finita nel cesso. Sì, 5 settimane, ma una finita nel cesso per la pill soltanto di Isaac e per soltanto la prima settimana. Ma non è neanche per i giocatori, quindi... quello che è. Ottimisco le run o le settimane per Isaac. Sì, è troppo in generale, comunque. Vabbè, lo sanno anche loro che hanno sbagliato proprio con il quantità di run e tutto, durata delle run e ogni cosa, secondo me. Sanno già benissimo, è inutile continuare a ripeterlo. Infatti, letteralmente, le molte persone sono monopolizzate da Isaac. Vabbè. Comunque, oggi si gioca a Dredge, finalmente. Non una settimana che aspettavo questo momento qua. Voglio vedere cos'altro riusciamo a trovare in quel gioco lì, è molto carino. Sta davvero ispirando bene. Potrebbe diventare ripetitivo, assolutamente, però ha quella componente un po' comunque da... che a me mi piace comunque parecchio, poi il gioco non è troppo lungo, quindi forse non diventa ripetitivo. Un po' gestionale, dovete gestire l'inventario, upgrade, roba simile. Pretty good. Mi piace. Macedonia che tryharda su Isaac. No, no, non so come è andata Macedonia, so che ha fatto le rama, non so come l'ha fatta. Ha fatto bene, ha fatto male. Mi ha battuto in punti. Ha battuto la mia prima run questa settimana in punti? Spero di sì. Aspetta, Gaver pesca in un videogioco? Sì. Paradossalmente sì. Questo box non vuole stare dritto. Niente pausa oggi? No, volevo fare altro. Cioè, non voglio soltanto fare Isaac per tutto il tempo. Infatti settimana prossima proveremo con un'altra schedule delle live. Continuiamo a fare test per vedere come andrà. E tutto. Anche Sidos, la strategia di Tainted Eden, fa tipo 2000 punti a quello che ho visto. Beh, comunque... ha senso, perché se non conosci niente ci può anche stare. Biasi Marti, grazie del Prime per 2 mesi, a prima di legno. Pier, grazie del Prime per 33 mesi, buonasera, buona pesca. Thank you. Non ci può stare come strategia in realtà per lui, mi torna. Perché se no devi stare lì a studiarti ogni singolo oggetto, ogni singola volta, ci stai un'ora ovviamente. Life pomeridiana is possible. Devo vedere adesso come fare. Il fatto è che ovviamente devo comunque lavorare a... registrare Tears of the Kingdom. Devo... oggi la telecamera vuole fare il cazzo che gli pare. Dovrò lavorare comunque a Tears of the Kingdom. Dovrei lavorare pure video per il canale principale e tutto. Che... è difficile fare tutta sta roba qua, però. I 5 euro o più per il pack dove li hai presi? Da te che farai adesso l'abbonamento con Twitch Prime. Fuoco! Ok. Prossimo video sul canale principale da circa 3 settimane. Sì, non voglio che sia così. Non è il mio obiettivo. Questo zaino è regale.
Possono essere carte belle qua dentro. E la bustina di Fano. Fano, facci trovare roba bella. Già spoilerato che non c'è roba bella. Non me lo ricordo sto Volcarona. Non me lo ricordo lui, bello. Il video di Giorgio è andato molto male da aspettarsi. Sì, ma non è. Non faccio sempre tutti i video con l'obiettivo di fare 80.000 views. Quello è un video che voglio fare perché mi piace, mi diverte ed è bello. E solitamente performano quelli video che dice performano bene a lungo termine. Solitamente. Mai visto sto Volcarona? Bello. Tipo anche per i video della serie di JoJo facevamo un po' di views inizialmente. Però che adesso il primo sia comunque una conta rispettabilissima di views. Considera che molti aspettano l'anime per JoJo e di certo non si spawnano per gli stati. Sì, ovviamente. Lì lo sapevo, però anche lì. Cioè, se volevo fare questa serie qua con il Digio, vuol dire che iniziavamo la serie a 20 anni e la finivamo a 30. Se volevamo aspettare pure di fare l'anime della parte 8, l'anime della parte 7 e tutto. Oh. E che passeranno diversi anni prima che esca l'anime della parte 7. Speriamo che lo animino decentemente, visto che ci sono i cavalli. Oh, Deoxys. Che reppa. Che significa Dredge nel titolo? È il nome del gioco. Molto semplice. Ma se Steel Ball Run è basato sulla rotazione, ci sono solo cani? Viene ucciso un cane Steel Ball Run? So che è una domanda strana fuori contesto, ma muoiono un sacco di cani in JoJo. Muore un cane in Steel Ball Run? Muore un cavallo? Nel villaggio di Nozami, mi pare. Ok. Poveri cani. Quello dovete dire voi ad Araki, è lui che fa morire un sacco di cani nella sua serie. Ah! Non so per quale motivo. Che non è... Vogliono cani, cani è brutto. Lo so. Perché viene utilizzato solitamente come espediente per mostrare quanto è cattivo un nemico. Tipo, spoiler, tra virgolette spoiler, capitolo 1 della prima parte di JoJo, capitolo uscito 30 anni fa, quindi non è molto spoiler. Tipo, Dio Brando quando viene introdotto come personaggio cattivo e il fatto che non abbia morale e tutto, cosa gli fanno fare? Gli fanno uccidere il cane di Jonathan. Prende, lo butta in un inceneritore e lo uccide. Buon modo per introdurre un personaggio come un cattivo che non puoi redimere, diciamo. Erba? No. Cosa farà dice quando troverà lo stand che non ammazza, spin e controlla il tempo? Io vi dico subito una cosa. Se il Digio per lo stand del cattivo della parte 8 mi dice t'ammazza, glielo do come valida. Gliela do come buona. Non mi serve altro. Dirling. Cast from forma palle rotonde attaccate. Una VMAX? Una VMAX? Tua! Slowking di Galar VMAX. 3 punti per Fano. Ha senso. Che non è troppo sbagliato. Potrei fargli uno spiegone gigante. Però non lo so. Non so se lo voglio fare. Araki dovrebbe iniziare a introdurre cattivi nei supermercati e mostrarli. E mostrarli non mettere a posto i carrelli. Per dimostrare che sono cattivi. Ah, ok, capito. Quanto spazio avanzi in quest'album community? Ce l'ho anche ancora a metà. Fano, sei soddisfatto? È normale, non è nulla di incredibile. Ok, non mi ricordo mai come è scritto. Ok, sì, ok. Potrà andarti peggio, potrà andarti meglio. 3 punti, 126. Wow. Shakedown Street, come glielo spieghi? Non me ne ricordo i nomi degli stand, onestamente. Solo quelli principali me li ricordo. No, 127. 26? Cosa cazzo devo scrivere? Quanto eravamo? 123, ok. Cliccato proprio male. Ma maggior parte di stem non mi ricordo il loro nome.
Tipo lo stand del protagonista della parte 9, non me lo ricordo ancora il nome. No, non me lo ricordo. Ho letto primi tre capitoli, li ho visto utilizzare anche due volte, non insomma. November Rain, bravo. No, parte 8 lo so, è Soft and Wet, dicevo parte 9, infatti. Non ho più il mio Kira, con Jojo è finita per me. Kira è il cattivo. Lo sai? Sai che Kira è il cattivo? Lo so, ok. Ok. Sì, ma Kira è un figo. Kira è uno dei miei antagonisti preferiti di Jojo. Insieme a Dio Brando e insieme a Funny Valentine. Ovviamente. Chi altri se no? Shakedown, questa strada dei parte 8 dove le foglie cadono dagli alberi. Ah, è vero. Ah, quello si può spiegare. Sì, le parte 8 sarà difficile da spiegare. Chi ha mai detto che ho patteggio per i buoni? Ah, secondo il psicognomo che patteggio solo per i cattivi, vabbè. Buonasera, oggi mi godo la live tranquillamente dopo 4 ore di partita. Buona pesca. Thank you. Ti seguo da poco, ma ti faccio complimenti per i contenuti e per come fai. Sei sempre essere sorridente e coinvolgente nei tuoi contenuti. Perché mi piace? È facile quando ti piace fare la roba. Quando non ti piace è difficile. Non ti guardare una serie di scatti ho letto. Quella... non è proprio felice. Un Titanic tenevo per l'iceberg, esatto. Allora, datemi un secondo, devo comunque setupare qua. C'ho la grafica della pill attiva. Ho il guoco sbagliato. 3. Bam. Domani quindi schedule dove bestemmi la pill. Voglio provare a fare una cosa diversa settimana prossima, ma è schedule, ma vediamo cosa ne esce fuori. Più che altro, iniziamo a essere in fase di conferenze. Quindi avrebbe senso comunque... Cioè, potrebbero annunciare qualcosa per la prossima settimana, ma non credo. Credo Summer Game Fest... Scusate. Arrivi verso fine mese. In ogni caso, di sicuro venerdì facciamo una live diversa. Perché venerdì è... venerdì? Sì, venerdì è quando esce... Evoluzioni di Faldea, di Pokémon. E facciamo spacchettamento verso Scunfrozen. Quindi, fa quello. Siamo al giro di Bodo, per la prossima settimana è in discesa. Discesa è un parolone, ma va bene. Comunque, continuiamo con Dredge. La scorsa volta, per chi non lo sapesse, ci eravamo lasciati. Avevo portato, se non sbaglio, un oggetto misterioso al signore qua accanto nell'isola separata che... Ah, misteri. Abbiamo avuto un incontro avvicinato con le barche di notte. Ok. E dovremmo andare adesso verso... Come aprivo la mappa? Dovremmo andare adesso verso... le scogliere burrascose, che è il nostro prossimo obiettivo. Non mi ricordo bene del perché, ma possiamo controllare dalle missioni, no? Cerca dei cimeli. È per questo? Sì, dice di trovare quest'altro. Abbiamo trovato come primo oggetto del collezionista la chiave. Adesso dobbiamo trovare gli altri. Questa è la nostra quest principale per il gioco. In modo da scoprire il mistero, i problemi e tutto. Sembra lontanissime. Credo che un giorno di viaggio basti. Credo che se partiamo la mattina, tipo adesso alle 6, dovrebbe bastare. Credo. Un secondo prima, quanti soldi abbiamo e cosa abbiamo a disposizione ora? Abbiamo due motori. Ok. Abbiamo entrambe le canne da pesca qua al lato. Sì. Potremmo comprare poi questo qua per avere anche i pesci oceanici. Ma per adesso non l'abbiamo ancora fatto. Potremmo installare anche questo qua. Se installiamo questo qua dovremmo aumentarmi comunque la velocità di pesca degli altri. Però me lo aumenta di davvero poco. Non so se ne vale la pena. Secondo me no, preferisco avere più spazio, onestamente. Tanto è anche il tubo ora. Vero che ho il tubo, me l'ho dimenticato, grazie. Sono statistica, oggi vado prima, non vedo l'ora degli spacchettamenti. Buona serata a tutti, bye bye. Bye bye! Il signore che non è assolutamente il maligno incarnato interna. Interna, in terra. Non so bene se sia cattivo o meno, è semplicemente... Non lo so, è tipo...
come si chiama? Un non è un occulto. Un come si chiama? Non è un servo. È un cultista. Per me è un bravo ragazzo. Concordo anch'io. E allora vogliamo andare verso l'altra isola? Per farlo. Che bello. Mi piace un sacco l'estetica del gioco. È molto carino. Schivo. No, no, no. Proprio intendo di discepolo, cultista e roba simile. Dobbiamo andare verso la isola Rocca Nera, che è quella del tipo. Quindi dobbiamo uscire qua a destra. E poi dritti di qua. Ok. Quindi facciamo così. Non peschiamo, non facciamo niente, perché se lo facciamo roba del genere, poi non abbiamo tempo nel resto della giornata per fare altro. Domanda, è quello là quindi? Controllo di nuovo. Prima di fare errore, sì. Questa è la direzione corretta. Però il pescatore ti ha più soldi per i pesci strani. Sì, sì. Sì. La musica sembra un sacco quella di Hollow Knight, la città iniziale. Capisco cosa intendi. Qua non c'è nulla. Capisco cosa intendi. Fretta. Per fare la fretta faccio così. Aha. Ok. No, ce la dobbiamo fare tranquillamente. Sì, ce la dobbiamo fare tranquillamente. Quelli immagino siano pesci oceanici, che non potremo prendere per adesso, perché non abbiamo le... Oh! Delfoni! I delfoni! Perché non volete più uscire? Uscite delfoni. Ma sbaglio, sono un po' grandi. Sono un po' grandini. È la giusta dimensione. Quindi poi non mi posso pescare, vero? Controllo comunque per sicurezza, perché sono curioso. No, non posso. Non ho le risorse corrette per farlo, va bene. Controlliamo un secondo questo però. Un albero mezzo marcio giace su quest'isola, semi nascosto dal fogliame. Alla base vi è una vecchia barca spezzata a metà. Ok. Ferraglia. Sacco di dobloni. Certo. Perché no? E un componente per la ricerca, che è ottimo. Vale. Roba utile per noi. Sono le 11. Siamo quasi già arrivati, vero? Sì. So, dovrebbe essere i territori burrascosi. Scogliere burrascosi. E c'è un villaggio lì, per fortuna. La mia preoccupazione era che arrivavo qua e non trovo neanche un villaggio per riposare la notte, ma non aveva nessun senso. Credo troveremo un villaggio in ogni singola zona del gioco che andiamo a esplorare. Logicamente. Hai visto film di Spider-Man? No, non, sono stato in live ogni singola sera praticamente. Per 10 ore tipo ieri anche, quindi è difficile per ora fare... Trovare il tempo per quello. Voglio di sicuro andare a vederlo, ma non ho avuto tempo. Jack Uncino, grazie del Prime per 3 mesi, è prima di bronzo. Caviar Tubu, thank you. Niente reazioni parasociali. Provo ad andare ai bordi della mappa. Mi sembra un brutta idea per adesso. Manifesto di carico sui manufatti. Ok. Imbarcazione Sea Gran Premio. Proprietario signor Michael Schult. Porto Scogliere Burrascose. Carillon in rovere. Acquistato dall'antiquario di Midulla Minore a un prezzo molto conveniente. Recuperato da un relitto imprecisato. Sul lato inferiore è incisa la lettera G. Per il resto è in buone condizioni. Non è stato aperto per non rischiare di danneggiare il meccanismo. È prevista un'ispezione da parte del fabbro. Come funziona il gioco brevemente? Dobbiamo pescare pesci e venderli. Nient'altro, non ti preoccupare. Maschera di legno. Maschera tribale di legno con incisioni. Si dice che porti fortuna, fertilità, salute, ricchezza, pioggia e protezione dagli spiriti maligni. Ottenuta in cambio di un paio di calzini e di una catena che per orologio da taschino. Sembra un bello scambio. Servizio da te 12 pezzi. Buone china. 6 tazzine e 6 piattini. Acquistato da un commerciante orientale. Non usare. Vasetto di terra. Un vasetto contenente la terra di un luogo in cui sarebbe caduto un meteorite. Ah, Terraria. Che andiamo a prendere i meteoriti e li utilizziamo per fare roba. Interessante. Ok, ci sono i cultisti tecnicamente. Ok.
Abbiamo due villaggi in realtà, possiamo controllare entrambi. Ho deciso di tornare con Gavin molto corto. Per fare qualcosa di assurdo nel limite del legale. Ho ucciso Dirling. Il mio ex Pokémon preferito. Ora torno a pescare. Attracca. L'hai visto il tornado? No. Ingfell. Abbiamo il baleniere in pensione e l'abitante di Ingfell. Gravi ha appena distrutto Norcrux. Un pezzo del mio cuore che si distrugge. Che c'è? È venuto qualche naufragio qui intorno? Il vero disastro qui intorno è avvenuto nel villaggio sulle scogliere boscose. Mio fratello ci ha abbandonati e sta sferito su quelle scogliere anni fa. Immagino che ora stia rimpiangendo la sua decisione, quello stolto. Hai sentito qualche altro strano evento accaduto in queste zone? Bone China è la porcellana cinese di maggior pregio. Ah, non sapevo. Sto morendo. Qualche tempo fa, subito dopo l'arrivo delle carcasse dell'ultima balena, ci fu un esodo improvviso dalle scogliere burrascose. Decine di navi fecero armi e bagagli e presero il largo in fretta e furia, dirigendosi verso nord. Coloro che erano a bordo agitavano le mani e gridavano verso di noi, ma non abbiamo mai capito cosa volessero dirci. Da quel giorno non ci siamo mai più visti né sentiti. Ok. Sure. Cosa puoi raccontarmi su Ingfell? Ingfell era un villaggio di baleniere, sottolineo era. Andavamo in mare, rientravamo con una carcassa e davamo loro al resto, lavoro al resto della popolazione. Finché una ventina d'anni fa le balene hanno iniziato a scarseggiare e ora eccoci qui. Costretti a sbarcare il lunario come viene. Ok. La spedizione che gli ha fatti scappare tutti, ipotizzo sia tipo una balena gigantesca, mutante, strana. Quello che ti farebbe cagare addosso. Ipotizzo. Che c'è? Sembra una mano? Sto cercando di preparare un pasto speciale per la mia dolce metà, ma sto avendo qualche problema. È lui la dolce metà? Qui i gronghi stagionati sono considerati una rara prelibatezza. Saranno anche mezzi marci, ma separati correttamente sono deliziosi. Di solito li sotterriamo per lasciarli fermentare, ma il nostro cane continua a trovarli e a mangiarseli. Non posso dirlo alla mia dolce metà senza rovinare la sorpresa. Potresti procurarmi un grongo stagionato? Certo, posso procurarti un grongo stagionato. Grazie, ti ricompenserò in modo adeguato. Qualcos'altro? Dove posso catturare un grongo? Sì, trovarli può essere difficile. Mi hanno detto che abitano in tane e cunicoli fra le scogliere. Ok, quindi proprio i luoghi stretti, immagino. Immagino che ormai non se ne trovino più sotto i crinali. Perciò ti consiglio di avventurarti nei canali tra le scogliere per trovarli. Ah, ti ho già detto che si palesano soltanto di notte? Già, credo che di giorno se ne stiano nascosti. Buona fortuna. Quindi di notte in mezzo a quel casino lì. Ok. Cosa può raccontarmi sulle scogliere? Molti anni fa le scogliere erano ritrovi di contrabbandieri e pirati. Secondo la leggenda, due re dei pirati sfruttavano le scogliere burrascose come nascondiglio. Goldie Roger e Monkey D. Luffy. Si dice che ebbero una diatriba da cui scaturì una grande battaglia che venne combattuta nel lato a sud delle scogliere. Di certo c'è un gran numero di relitti in quelle zone. Entrambe le fazioni rimasero totalmente distrutte. I loro tesori sono ancora lì abbandonati da qualche parte. Darebbe moltissimo se solo qualcuno sapesse dove trovarli. Ha detto nel lato... Quale lato dell'isola? Ogni gioco dovrebbe avere un log dei dialoghi. Ah, God Valley, esatto. Quale lato ha detto? Dall'altro lato, immagino. Se ci sono personaggi strani a questo porto?
Hai mai sentito parlare di Magran? Era un vecchio baleniere di queste parti. Poiché il numero di balene diminuiva sempre di più, gli equipaggi trascorrevano sempre più tempo al largo. A quanto pare, Magran non era adatto al lavoro. Diciamo che sviluppò un'insolita ossessione per una pergamena che aveva trovato durante uno dei suoi viaggi. Sud, thank you. Sosteneva che... ovviamente all'altra tesila. Sosteneva che la pergamena gli avesse detto che sarebbe divenuto immortale mangiando pesci mutanti. La gente iniziò a chiamarlo Magran l'uomo pesce. Un giorno, al risveglio della città, tutte le reti e le lenze dei pescherecci erano state recise. E il vecchio Magran era sparito. Nessuno l'ha mai più visto. Ok. Interessante. Dove posso vendere il mio pesce qui? Qui. I pesci ce li procuriamo da soli. Quindi non abbiamo bisogno di comprarne. Ma c'è un mercantessa che ogni tanto passa da queste parti. Di solito getta la sua ancora dall'altra parte della baia. Compra e vendi tutto. Esegui anche a qualche riparazione. Quindi qua non posso vendere niente per adesso. Ok, un po' inutile Ingfell. Non un granché come città per ora. Aiuto. Qua ci sono pesci nuovi? Che tu sei nuovo? Persico oceanico. Perché ha fatto quel sound effect? Non mi sembra strano lui, è normale. Infatti è normale. Ok. Ah, sono scemo, ho mancato. No. Sono già le 6. Ok, bisogna andare a nanna. Perché era nuovo, probabilmente ha fatto quel sound effect, sì. Sono abituato ormai ad avere i pesci mutanti che fanno quel suono. Ok, città distrutta con un relittolo al centro. E un particellare rosso che esce fuori. Un uomo anziano emerge dalle macerie di un edificio vicino e barcolla verso di te. Ah, ah, salve. Non capitano molti visitatori da queste parti. Cosa ti serve? Questo luogo non sembra sicuro, perché vive qui? Ormai è da un bel pezzo che mi ostino a restare qui. Anche se a dire il vero, ultimamente sto ricostruendo la mia posizione. Ricostatando. Sono stato felice qui per tanto tempo. Mia moglie e io abbiamo condotto una vita meravigliosa. Fino al crollo. Ora sono da solo. Isolato da terra e mare. Solo con queste rocce tremanti al mio fianco. Posso aiutarti ad arrivare a Ingfell? Non è così semplice. Mio fratello non... vedi... io vivevo a Ingfell con mio fratello. All'epoca lui era un baleniere. Le cose andavano male. Litigavamo spesso, soprattutto per la spartizione dell'eredità dei nostri genitori. Eravamo nel pieno della giovinezza e della stupidità. Quando io e mia moglie decidemmo di trasferirci qui, presi lo stemma di famiglia. Lo rubai a mio fratello. Ora, dopo tutto questo tempo, non posso tornare a mani vuote. Dove si trova? È proprio questo il problema. Dopo il crollo, quella creatura ha trascinato con sé le macerie delle case in quei maledetti cunicoli. Lo stemma è sottoterra insieme a lei. È una casa persa, lo so, ma nel caso lo trovassi, è un grande stemma che raffigura un osso di balena. Significherebbe tutto per me. Ok, lo cercherò. Ti ringrazio, ma ti prego, fa attenzione. Ok. Hai altro da dirmi? Chi non muore si rivede. Ah, là c'è anche un villaggio. Ok. Non avevo ancora contato come cosa. Sono arrivato adesso, cosa mi sono perso? Abbiamo viaggiato fino a un altro arcipelago. Questa è tutta la cosa principale che ho fatto. Hai saputo... sai mica come posso muovere questa macerie? Ti servirebbe degli esplosivi per rimuovere quegli scogli. Mio fratello Ingfell li produceva. Sai, per la caccia alle balene. Operazioni spiacevoli. Ma ora che non ci sono più balene, non credo sia ancora in attività. Quindi posso chiedere delle bombe a lui. Devo fare... ok. Cosa cazzo gli servono le bombe per le balene? Pescavo davvero le balene con le bombe? Non mi sorprenderebbe. Non mi sorprenderebbe comunque troppo, in realtà, adesso che ci penso. Cosa vorrei fare? Guarda se riesci a trovare il mio stemma di famiglia. È stata trascinata nel tunnel da quella creatura. È sempre in agguato tra i varchi della scogliera, ma il suo rifugio si trova nei pressi della zona centrale, vicino alla grande cascata. Ho segnato la zona sulla tua mappa. Magari potresti cercarlo lì. Ma se è troppo di disturbo, non devi preoccuparti.
Oggi è legale, immaginavo. Hai saputo qualche cosa su naufragi? Un abitante di qui teneva la barca ormeggiata ai piedi delle scogliere, finché alcune rocce cadute dall'alto lo colpirono e lo fecero affondare. Rimase devastato dalla perdita, come tutti peraltro. Era una bellissima barca, decorata con tutti i cimeli raccolti nei suoi viaggi. Quando la marea è bassa, riesco ancora a vedere i resti dell'albero fare capolino tra le onde. Quello qua accanto, immagino. Cosa sta succedendo a questa scogliera? Vengono consumate dall'interno da quel serpente ripugnante. Hai visto? Nessuno mi credeva. Ma poi ha iniziato a divorare i nostri fondali, aprendo voragini sotto le nostre case. È stato come vivere un incubo. Svegliarsi di notte al suono di una creatura che strisciava sottoterra. Ora sembra aver spostato l'attenzione verso altri lidi. Non senza prima avermi privato di ogni cosa. Dimmi di più su questa creatura. Stava scavando dei tunnel attraverso la base della scogliera. Si vedono le buche gigantesche che lascia appena sotto la superficie. Spesso, facendosi strada, causa delle frane. Sembra tipo un tremor. Quindi, se hai intenzione di addentrartici, sta all'allerta. Se dovessi vederti, beh, dovresti riuscire a seminarlo. È piuttosto lento. Sembra che tu riesca a navigare tra i varchi. Ok, interessante. Potremmo andare a dormire qua? Ma facciamo in tempo casomai a raggiungere anche l'altra città qua accanto, secondo voi? Non lo so, sì. Aspetta, l'altra città qual è? Secondo. Vedevo quella lì, vedo un'altra. Mi sa che vedevo quella lì e basta. Mi sa che vedevo Ingfell, non altro. Oh! Quello non è il... Non è cattivo. No? Credo sia la mercante di cui mi parlava il tipo di Ingfell. Dove posso attaccare io? Di qua? Aiuto. C'è qualcosa lì accanto di pericoloso, ma non importa. Hai visto quella colonna di fumo? Mercantessa itinerante. Ehi là, un volto nuovo. Scommetto che sei un pescatore, eh? Perfetto. Beh, andremo d'amore d'accordo allora. Sono viaggiatrice e mercantessa. Due al prezzo di una. Se hai del pesce, te lo compro volentieri per rivenderlo nel prossimo villaggio in cui mi fermo. Come te, trasporto un piccolo carico di attrezzatura da un posto all'altro. Puoi esaminarla e vedere se c'è qualcosa che ti interessa. Ti va. Torna a trovarmi quando sei pronta a negoziare. Ok. È il tornado? Ah. Non avevo visto il tornado lì. Bacino galleggiante, cantiere e mercato del pesce. Su questa parte del pontone compro ogni sorta di pesce tu voglia vendere. Inoltre, ho anche una scorta di nasse in vendita. Ok. Non credo mi servano qui. Quanto me ne vendi questi qua? 5. Wow. Wow. Incredibile. Prendiamoli. Tanto non è che ci faccio molto per adesso. Lei è OP a tutte insieme. Sì, devono nerfarla. Ne avrei visti i bacini di carenaggio in altri porti. Ma possiamo apportare gli stessi miglioramenti a tue imbarcazioni qui in questo bacino galleggiante. Guarda qua. E posso comunque metterci dentro i pezzi, vero? Sì. Quindi posso comunque nel frattempo riempire questo se posso. Giusto? No, perché devo finire prima gli altri. Mi devo portare dietro la ferraglia per adesso. Spero di poterla dare via. E il cantiere cos'è? Ok, è tutto insieme. È come il villaggio principale del gioco. Solo che ha tutta questa roba qui. Metallo raffinato. Nuova. Mai visto. E anche strumenti diversi. Anche voi l'audio è andato via sotto a me. A te, ok. Per qualche motivo mi impazzite le cuffie. Questo l'ho già fatto, no? Sì. Ok, non c'è nulla di nuovo qua comunque. C'è qualche luce nuova, quello è tutto. Bentornato. Vuoi fare quattro chiacchiere?
Serve una mano? Un pescatore che vuole aiutarmi? Ottimo. Sto cercando di tenere traccia dei luoghi dove vengono avvistate le varie specie di pesce. Ne ho registrati la maggior parte durante i miei viaggi, ma ci sono alcuni che non sono riuscito a rintracciare. Sarebbe di condividere con me le tue informazioni? Grandioso! I pesci che devo ancora rintracciare sono il pesce remo. Minchia. Dici poco. L'anguilla pellicano, il pesce tigre golia e il celacanto. Tutti pesci comunissimi, chiaramente, va bene. Ho già qualche dato su ognuno di questa specie. Forse posso indiziarti nella giusta direzione. Va bene. Si è illuminato questo qua adesso. Probabilmente sarà lì l'oggetto che ci serve per il collezionista. I materiali che non si può mettere nel magazzino, vero? Mi ero dimenticato del magazzino. Il celacanto non era quello raro di Animal Crossing. Anche il pesce remo era quello raro di Animal Crossing. Il celacanto, se non sbaglio, è quello su cui è ispirato Relicant di Pokémon. Il Pokémon fossile che la gente pensava che gli abitanti del mondo Pokémon pensavano fosse estinto per migliaia di anni, ma in realtà se c'è un pesce molto negli abissi dell'oceano. Poiché il pesce remo è longilineo e fragile, suppongo vive in acque profonde ma calme. Forse le scogliere burrascose offrono il giusto riparo per questa specie. Riguardo agli altri pesci, ok. So che l'anguilla e il pelicano vivono negli abissi profondi. Dovrei utilizzare un'attrezzatura speciale per catturarne un esemplare. Sono tutti profondi? Ok, credo che 3 su 4 almeno sono profondi. È davvero spaventoso. Caccia in acque torbide e paludose, rifugiandosi all'ombra degli alberi. Ok, lui è l'unico che è da non profondo. A dirla tutta, non ho idea di dove vivano i celacanti, ma hanno un chi di primordiale, non credi? Ok. Anche a me piace molto Relicant. Molto figo. Come Pokémon. In generale anche il celacanto. Cosa è se piacete per chiedere di nuovo la roba? Va bene. Cosa sulle scogliere burrascose? Dunque, c'è Inkfell, dall'altra parte della baia. È un piccolo e desolato villaggio di balenieri. Gli abitanti hanno sempre bisogno di qualcosa. Infatti, li faccio sempre buoni affari. I residenti non fanno che parlare delle scogliere. Molti di loro sembrano spaventati. In tutta onestà, non so perché restino lì. Di tanto in tanto sento dei rombii profondi provenire dagli scogli. Non resto mai troppo tempo in quel posto. Ok, sei sempre in mare? Proprio così. Mi piace spostarmi. In realtà per me il commercio viene sempre dopo i miei viaggi. Sono più una viaggiatrice che una mercantessa. Sono pesci tipo abissale, ma non ne sono sicuro al 100%. Sì, 3 su 4 sono tutti abissali. Vedo un sacco di posti, è meraviglioso. Conosco anche un sacco di persone, il che è una buona cosa. E più delle volte. C'è una cosa... Ok. Qualcosa di strano a largo? Cose strane? Di continuo. Ma non mi ci soffermo troppo. Rischierei di impazzire, capisci? Ma, ehi. Se noti cose strane, forse non le vedi dal lato giusto. Chissà, magari scopri che non sono strane per niente. O forse sì, oltre ad essere incredibilmente pericolose. Meglio non rischiare. Ok, va bene, capito come questo personaggio qua. Interessante comunque. Quindi adesso abbiamo delle nuove quest da completare, da fare. Sarà tosta. Sì, torniamo indietro. Quello che mi sembra più difficile sono i pesci rari qua. Credo sia una quest lunga quella dei pesci rari. Oh. Aiuto. Allora, magazzino, giusto? Aha. Sei più furbo di me. Enciclopedia. Costiero, certo. Come facciamo a migliorarmi la roba? Lo facevo qua? Era al cantiere? Dove si utilizzavano questi qua? La schermata principale. C'è l'ingranaggio. Ah, qua, ecco dov'è. Ok, grazie. Non me lo ricordo più.
abissale. Qua si fa quello abissale. Come lo sblocco però? Perché non posso farlo, immagino, no? Dobbiamo fare questa linea qui? Direi comunque di fare questo ora come ora. Motori? No. Nasse? Direi di no. Vai di questo. Vai, nuova canna da pesca che possiamo adesso comprare e utilizzare, è tutto. Vogliamo dormire qua? Vogliamo dormire qua, sì. E così oggi esploriamo la nuova zona, la costa di questo luogo qui. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Dovrei comunque andare di nuovo a Inkfell per parlare, vedere se mi dà qualcosa di nuovo e tutto, però... Te sei nuovo? Sgombro trigato, sì. Sgombro tigrato. Sbagliato completamente a dirlo prima. Ah, ah. Ok. Non devo fare troppo veloce. Si può ottimizzare molto lui, però devi essere molto pronto a cliccare. Vai, finiscili. Tigre contro tigre. Le nasse le puoi totalmente saltare, non le usate una volta solo nel gioco perché obbligatorie e basta quella base. Anche a me non ispirano troppo le nasse, in effetti. E c'è comunque metodi diversi di pesca qua. Ognuno ha comunque un minigame abbastanza diverso dagli altri. Non tutti, ma ce ne sono comunque molti diversi. Qua posso salire e interagire in qualche modo oppure no? No, va bene. Volevo un secondo vedere. Ok. Siete il fratello? Mi hanno detto che producevi esplosivi. Puoi ben dirlo. Puoi ben dirlo. A volte le carcasse andavano fatte a pezzi. Non era il metodo più efficace o il più piacevole, ma funzionava. È un po' che pensavo di tornare in attività. Potrei riuscire a mettere insieme qualcosa di abbastanza forte per rimuovere quel cubo di macerie sulle scogliere. Ah, però chissà. Ormai non sono più nelle forze. Mi farebbero comodo. Vabbè, ci penserò su, ma non ti prometto niente. E questo l'abbiamo fatto sapere. Buono. E allora si riparte, si va in giro. Te sei qualcosa... Dio, per un attimo pensavo fosse una cosa strana quest'audio qua. Non pensavo fosse musica, pensavo fosse tipo un flauto potentissimo e suonava le orecchie e dicevo, ma perché flauto proprio in game, non sottofondo musicale? Te sei nuovo. Non ci credo, ho mancato. Pesce il pesce pietra. Figo. Figo. Ciao, mi puoi salutare Daniela Lombardi? Ci tiene molto di seguire sempre, grazie. No, non saluto mai nessuno perché poi diventa un problema alla lunga. Perché no, se saluto una persona poi devo salutare tutti. Perché poi non è corretto farlo soltanto per una persona o per un'altra. Ok, siamo già però pieni così. Siamo già pieni così. Quello è il tornado. Tu sei grande. 1, 2 o 3? Non lo so. Sono scemo. Ma te sei 2, sei come gli altri. Ok. È scomparso. Va bene. Entriamo qua dentro e vediamo cosa fare. Tanto è già notte, siamo già di nuovo alle 6. Non è che possiamo fare molto altro già adesso. No, non te. Volevo controllare se riesco a prendere altri di quelli piccolini. Almeno uno. Sono scomparsi quando sono arrivato io, maledizione. Te sei nuovo. Peccato però. Ah, perché è quello notturno. Certo, certo. What the fuck? Quindi con questo posso vedere anche cosa si pesca? Ah, è questo che serve. Oh, ma che figo. Oh. Oh, I understand. Figo, ok. Pesce pietra è un pesce velenoso in real life. Sì, mi veniva anche a me da pensare fosse un pesce velenoso.
Ho già sentito pesce pietra. Usa il tubo quasi sempre, se non lo carica al massimo non ha effetti negativi. Mercato del pesce. Ti vedo tutto. Tanto non mi serve niente per ora. No? No, no, cosa mi chiedeva la... le droghe? Come si chiamava? Il grodo? Come si chiamava il pesce che voleva la tipa dall'altro lato stagionato? Che non me lo ricordo. Il più veloce nel mondo è come se ti sparasse. Ah, ok, non me lo ricordavo questo. Non mi ricordavo fosse così tosto. Questo cosa mi fa? Ah, posso upgradare sta roba. Modifica 4 spazi per le canne per contenere anche le reti. Le reti? Non c'ho ancora le reti. Figo. Ci può stare, forse vale la pena prenderlo. Fatto che non voglio spendere soldi, un secondo. Prima controlliamo anche il cantiere. Perché ora dobbiamo avere anche questa canna da pesca qua. Costa 350. 350, ok. Grave che scopre altri giochi oltre ad Isaac, mi commuovo. Oh, sto giocando pure Tears of the Kingdom. Stiamo calmi. Secondo me, per adesso, finché non troviamo un posto dove ci sono le mangrovie, inutile farci quegli upgrade lì. Facciamo il cantiere e basta. No, il bacino galleggiante. Facciamo gli upgrade. Mancano soldi. Vabbè, si pesca di notte, si pesca di notte. Reti a strascico di base. Let's go, possiamo distruggere il mare e completamente rovinare la barriera corallina con le reti a strascico. Let's go! Spigola nera. È la stessa di prima o no? No, è nuova. Sempre un pesce nero, ma è diverso. Ok. Vi devo iniziare la ricerca dei Korok su Tears of the Kingdom. Io ne sto trovando parecchi comunque. Ok, te sei nuovo di sicuro. Salmone bocca nera. Sono tutti pesci con qualcosa di nero. Salmone bocca marcia. Oh. Oh. Ok. Succede. Chi non ha mai avuto un po' la bocca marcia? Il layout non è incredibile qua. Perché sono le 11. Qua non mi dovrebbero poter attaccare di notte. Immagino mi attacchi soltanto all'esterno. Fuori dalle boe. Immagino. Immagino. Sbaglio sempre il punto in cui attaccarmi. Non posso attaccarmi a una barca. Ok, ti vendo altra roba. Domanda, te li compro pesci mutanti? Sì, 47. God damn. That's a lot of pecunia. Allora vai. Si fa questo. Che non so se lo equipaggeremo per adesso un'altra luce, perché non è che mi serva molto. Ma possiamo fare miglioramento per lo scafo livello 2. E la madò quanto serve. Cosa cambia poi della barca? Aggiunge 5 nuovi spazi della stiva. Dove? Non me li fa vedere dove? Ipotizzo qua. Stiva qual è? È sotto. Però è tutto sotto. Posso distribuirli io? Non lo so. In ogni caso, ce l'ho nel magazzino roba da dare per questo. Sì, c'ho un pezzo di metallo. Aumenta 5 spazi extra e cambia anche l'aspetto. Ah, ok. Sono curioso di vedere quello che stavo aspettando di fare. Bacino. Dammi un bel bacino galleggiante. Ok, ci servono una lastra di metallo raffinato, 4 di legna, 2 di ferraglia e 3 di rotolo di stoffa. Ok. Sacco di roba. E 500 monete. Sono un botto. Dormiamo, perché sennò poi se dormiamo troppo poco è un problema.
Se no sarei andato avanti a pescare anche per la notte, ma... non è una buona idea. Andiamo a vedere se è disposto a... La musica è parte così, mi fa sempre strano. Vediamo se è disposto a darmi degli esplosivi. Prima di andare... oggi si va a esplorare di sicuro. O casomai raccogliere dei materiali in giro con... l'altro oggetto. Musica jumpscare, abbastanza. No, ancora niente. Facciamo pesce a pesce. Cheat, sì, esatto. Vorrei andare... nei cunicoli vari, no? Tipo anche lì. Ma qua c'è una barca distrutta. Anche qua c'è delle rocce che possiamo spaccare poi se abbiamo gli esplosivi. Figure negli abissi. What? Te che sei? Sei un tesoro? Ah, let's go. Importante questo. Vedete, lì è bloccato. Voi siete pesci nuovi? No, siete sempre i soliti, credo. Sono sempre quelli di roccia. Ok. Ok. Pure tornado. Ok, non mi devo avvicinare. Oddio! What the fuck? Perché? Ho iniziato a pescare involontariamente. Devo tenere lo sprint attivo. E che cazzo? Ma non era neanche notte. Non c'ho più le luci. Mi ha rotto le luci. Sei un pesce nuovo? No. Ok. Mi serve della stoffa tanto. Ma c'è anche per Switch? Non ho idea. Io sto giocando a PC, ovviamente. Se non ci sarebbe scritto F. Ok. F per interagire. Nessun controller credo che abbia F per interagire. Penso proprio. Okay. Era scarso un cazzo, c'è pieno di roba qua. Sbagliato. È notte, dovrei tornare indietro, devo tornare indietro, devo tornare indietro, devo tornare indietro. Non era il momento di sbagliare. Ok. Si torna a casa. Non abbiamo più le luci, quindi non si vede un cazzo. Dovremmo andare di qua, credo. Questo è nuovo? No, ok, controllo per sicurezza. Ma così devo già spendere soldi per riparmi la barca. Ma era giorno, non mi aspettavo potesse uscire di giorno. Proprio a caso, non potevo anche vedere la barca a distanza lì. Come faccio a riparare? Non mi ricordo. 60. 60 così a gratis per te. Solo perché un pesce del cazzo mi ha attaccato il cazzo. Vabbè. 1, 2 e 3. E questo l'abbiamo fatto almeno. Guardiamo lato positivo. Cioè per Switch costa 25 euro, sì. Costa 25 euro anche per Steam, su Steam. I granchi si trovano a varie profondità. Quando cerchi i punti migliori in cui gettare le tue nasse, ti conviene consultare la tua enciclopedia. Ok, ha senso. Mi torna. Abbiamo due ingranaggi, facciamo anche questo. Motori come ora non credo, cioè non abbiamo spazio per roba più forte, quindi io andrei avanti di questa roba qui. In modo da avere poi la canna da pesca definitiva per pescare tutto. Mishiru Hiro, grazie al Prime per 30 mesi. E sono 30, let's go! Comunque bellissima la barca col NOS. Sammuto in need for boats. Vero, concordo. Ok, allora... visto che non imparo dei miei errori, si pesca di notte. Andiamo a pescare pesci qua in giro. Mi dovrebbe funzionare di nuovo la luce, no? Ci vedo comunque un cazzo.
C'è la nebbia, forse. Io non vedo davvero nulla. Sentivo un rumore, forse me ne sei dom. Sì. Si può dormire. Non è un problema. Ok. Finito il cavere, esplora la piadura padana. Lo faccio da tre giochi ormai. Tears of the Kingdom e Elden Ring. Ogni volta non si vede un cazzo perché piove o c'è la nebbia. Giochi di merda. Ok. Che cazzo è quello? Perché esco una random qua? Ho capito che il posto è burrascoso, ma che significa? Ok, torniamo nei cunicoli. Però questi pezzi qua li vorrei. Mi servono per fare l'upgrade. Buono spreco di tempo così, però. Prima o poi lo devo fare. Questo gioco mi ha dato nel po' palesemente, sì. Il po' è un po' pieno di acqua di recente. Guardate quanto. Sembra quasi un mare qua. Un oceano addirittura. Ok, vai ancora. Ok. Siamo già a mezzogiorno. Allora, devo stare attento alla fregatura delle fregature. Non cadermi addosso, ti prego. Se no muoio. Oh, oh, ok, questo è proprio importante. Vai. 9 settembre 27. Si rifiuta ancora di farmi salire a bordo mentre sta lavorando. È convinto che mi annoierei o che l'equipaggio si comporterebbe in modo volgare o intollerabile. Forse prendo troppe attenzioni. So che ha bisogno di tempo per se stesso, ma a casa mi annoio terribilmente quando lui è via. Di recente ho installato dell'attrezzatura da recupero sulla barca. L'idea di tirare fuori dal mare del tesoro è terribilmente emozionante. Devo convincerlo a farmi provare. Cosa avete tirato fuori dal fondo del mare che non dovete fare? Qual è stato il vostro errore? Sento un rumore ma sto pescando, quindi sono troppo impegnato per salvarmi la vita. Cerniola. Oh, molto gigante la cerniola, ma non ci posso mettere da nessuna parte. Ok. No. Ho paura che siano loro che mi fanno arrivare i pesci, vero? Aspetta, quanto siamo distanti? Aspetta, ci possiamo provare ad andare un attimo. Così prendiamo anche questa cosa qui. Attenzione. Ah! Merda, devo fare qua, devo pescare, se non fosse una bottiglia. Ah, e lì è bloccato. Ok. Upsi. Mi sa upsi dupsi. Per te c'è già qualche chance di vincere il Gabriel Woods il titolo di miglior indie? Boh, dipende se esce Hollow Knight quest'anno. Un po' dipende da quello. Ok, è notte ufficialmente. Siamo fuori dalla zona safe. Vai. Quindi sì. Chance sì ce le ha. Anche se non per il miglior indie, per qualcos'altro può vincerlo. Ho sentito una bocca che si chiude. Ok. Quanto me lo paghi sto pesce? 52. Beh, ha senso da quanto è grande. Ok, fammi depositare la roba che ho raccolto. Ci manca ancora un po' di legna.
Poi abbiamo fatto. No, in realtà manca pure il pezzo raffinato. Ma il pezzo raffinato. Non so se devo comprarlo da lei, perché non abbiamo mai trovato in giro il pezzo raffinato. Ma lei lo vende? Se non ricordo male. Al cantiere, no? Me lo vende. Non so se devo comprarlo per forza, se posso anche trovarlo. Dato che sono arrivato ora, quanto mi sono perso? Siamo andati in un altro arcipelago, quindi qualcosina sapessi di sicuro. Però non troppo ancora. Vinci titolo miglior indie con descrizione di ispirazione da Tolkien. Tolkien? Intendi Lovecraft? Intendi che intende Lovecraft. Ma The Binding of Isaac oggi lo porti? No, ho già finito le rande la settimana. Cerniola ossuta. Questa me la compro a bel prezzo. Non posso pescarne altre, ma comunque sono finite. Ok, andiamo a venderle. Siamo già pieni in inventario. Visto che siamo qua accanto, non ha senso non farlo. Talmente specifico come categoria che anche Collo un po' vince quelle qualche cosa. Sì. Ah. 137 per un pesce singolo. That's big money, mamma mia. 180 insieme, tutte e due. E Ponzo, grazie al primo volta, benvenuto. Quanto ci manca raggiungere il cap di Staran? Ha già gioco sbagliato, scusate, forza di abitudine. Sì, non ti preoccupare. Non te ne faccio una colpa, devo dire che c'è stata poca varietà di recente. Settimana prossima voglio più varietà, ci voglio provare. Vedremo se ci riuscirò o fallirò in modo disastroso. Non voglio fare questo. Voglio andare a prendere la cosa nascosta là dietro. Tanto l'audio è giusto, è alto o basso? Alto, giusto, basso, audio. Non posso pescare questa roba qui perché è oceanico. Fuck. Mi serve però una planca di legno, mi serve ancora. E planca è una parola non esistente in italiano, lo so benissimo. In varietà fa tutto o Isaac e serate in varietà. Faccio serate in varietà dove gioco Santa Isaac, intendi? Sembra un grande piano. Di sicuro settimana prossima avete almeno una live diversa. Quindi spero siate contenti di quello. Almeno una diversa l'avete assicurata. Audio per me è giusto, ok. C'è un tempo orripilante qua. No 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 no. Aspetta di seguirmi? Faccio fatica a guardarmi dietro con questa telecamera qua. Ok. Spero di essere safe qua. Dovrei. Volevo soltanto prendere quell'oggetto lì, non chiedevo molto. Scorsa volta non c'eri. Ah. Oh. Ma quindi il tipo non mi dà gli esplosivi? Oddio! Avrei visto qualcosa, mi ha causato follia, quindi non posso vedere le rocce davanti a me. E mi sono sospesi anche le luci. Bello. Molto bene. Che cazzo?
Piccolo Indy deve prima completare la loro quest. Immagino anche io. Ok, 30 e basta, dai. 30 e basta. Pensavo peggio. Non so se aspettare di comunque fare la prossima. La canna definitiva tra le due. Comunque, bacino galleggiante. Depositiamo anche questo qua. Ci manca solo una singola cosa rimanente. Però siamo anche pieni di tesori che vorrei liberarmene. Riposiamo per levarci a follia e dormire bene. Così non abbiamo più problemi come quello di prima. Comunque ci riprovo, eh. Torniamo là immediatamente. Sono troppo curioso. Non hanno senso se due singolarmente. No, hanno comunque senso perché copre un sacco di cose insieme. Però basta aspettare quella successiva che c'hai la canna definitiva in automatico. Non credo valga la pena spendere il tempo per fare quella media. Sai, questo qua volevo vedere se a casa non è quello già raffinato. Comunque mi segue. Comunque mi segue. Come faccio a evitare che mi segua allora? Come faccio a evitare che mi segua? Forse devo fare il giro lungo, seminarlo e prenderlo mentre è dall'altro lato? Quella è una follia. Buono, io ci provo. Via! Preso! Preso, 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 preso. Preso, 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 preso. Ok. Buono. Let's fucking go. Let's fucking go. No, non adesso. Stammi lontano te. Ok. Era una buona idea. Non so se era il metodo legit. Boh, non lo so. Se c'è un'altra opzione. Sembrava l'unico, onestamente. Forse meglio se non pisco qua. Meglio avvicinarci a casa. Coraggio più 10. Se è quello gigante o se è quello piccolo. Prendiamo lui. Faccio schifo. Pescherò un altro. Ok. Bisogno di soldi. Allora. Dov'è? È là. Ok, non ci sono rocce in mezzo, vero? No, ok. Ma vaffanculo. Ma che cazzo. Comunque là c'è sempre una luce che è strana. Se mi avvicino. Ok. Fa impazzire, ok. Interessante. Ok. Va bene. I understand. non lo faccio più. Stemma di famiglia. Ok, quello che chiedeva lui comunque. Un magnifico stemma di famiglia, intagliato dalla mascella di una balena. Deve essere importante per qualcuno. Non saprei per chi. Non ho idea. Ok, si dorme. Più di così non posso fare. Io non mi erano, l'ho perso tranquillamente perché il serpente non è apparso. Infatti, una volta non mi era apparso il serpente. Forse compare un giorno sì, un giorno no. O comunque è random se compare. Credo sia una lei, by the way. Sì, lo so che lei è una femmina. Perché è tutto rosso di nuovo? Ah, per semplicemente perché avevo fatto molta fretta. Probabilmente. Ah! Ah! Bocca marcia di nuovo. Ottimo, perché c'ha più punti. Vabbè, profitto qualcosa di nuovo, giusto per avere un po' di varietà. Finalmente sono a pescare. Woo!
Però genuinamente divertente in realtà pescare qua. Mi sta piacendo davvero. Non è ironico. Sto morendo. Fammi indovinare, Gaver, ti piace Tetris? A me piace Tetris. Questo è lo stemma della tua famiglia? L'hai trovato? Non avevo pensato di rivedere questa meraviglia. Ora, però, ho un altro favore da chiederti. Lo potresti a Ingfeld da mio fratello? Digli. Digli che suo fratello è mortificato e che vorrebbe tornare a casa. Ok. Sta facendo un po' il gioco del telefono senza fili qua, eh? Un gioco di pesca che piace a Gaver, sì. Ah! Ma ci ho trovato uno di loro modificato? Non me lo ricordo. Uno di loro mutante. Persico di grignante. Senza occhi e senza cervello, guidato solo dal desiderio di nutrirsi. Uno scopo che ha raggiunto molte volte. La carne di questo pesce implacabile è permeata da un'oscurità scintillante. I muscoli sono atrofizzati e in decomposizione, ma continuo a notare. Che figo comunque. Nome dell'eremita gra tipo Gianni o Gioele. Palesemente si chiama Fjordinand. Perché abita nei fiordi. No. Santo cielo, non lo vedo da... Quindi l'aveva preso lui, lo sapevo. Tuo fratello è mortificato, lo scelta a casa? E in guari sei laggiù, tuo fratello ha bisogno di tornare a casa. Ci credo. Magari potrei liberare... Ok, va bene. Vuoi restare nella vecchia bottega almeno per il momento. Ma avrà bisogno di tempo per sgombrarla. Nel frattempo, forse potresti fare qualcosa per me. Vedi, è da un bel po' che cerco di rimuovere alcune macerie dai varchi tra le scogliere per creare una scorciatoia con gli esplosivi. Sono riuscito a sistemare una, sistemarvi una carica, ma le scogliere sembravano particolarmente precarie quel giorno e non me la sono sentita di farla saltare. Devi soltanto recarti lì e farla esplodere. Non è lontano. Nei suoi pressi ho posizionato alcune bandiere gialle. Non puoi sbagliare. Hai detto che erano esplosivi? L'arco di roccia a sud-est. Ok. Andiamo. Perché no? Graver palese doppiatore in Another Life. Sì, decisamente. Sarai di sicuro bravo. Cazzo è successo? Ah, ho preso danno? No. Ma mi sono un po' incastrato con il porto. Devo andare notte e notte. Il gioco è troppo pauroso per te? Ti stai troppo cagando i bandalogni? Non credo. 124. Pretty good. Siamo un sacco di soldi ora. Sì. Balenieri casually talking about committing terrorist acts in the sea. Non credo sia così troppo tremenda come cosa. Tanto fa esplodere della roba. Ok. Sfruttamento eccessivo. Ho avuto un achievement. Ho pescato troppo da quel... Da lì? Ho preso le bandiere gialle. Quelle là, ma dove cazzo è uscito? Vaffanculo. È uscito fuori dal nulla. Ispeziona. Un cumulo di oceani in equilibrio precario, in spazzata di scoglie, ti trovi dei denti grandi e bianchi. Una lunga miccia fuoriesce da un lato. Deve essere questo il luogo in cui banevole. Sì. Accendi la miccia. Le macerie scompaiono in acqua, dovresti informare il baleniere. Però che cazzo, è uscito da niente! Peschiamo per ripagare il danno. Peschiamo accanto al punto in cui ho preso danno, quindi palesemente andrà bene. Non... Come potrebbe uscire fuori qua il mostro di nuovo? È già uscito fuori una volta. Sa tutti che un mostro non colpisce due volte allo stesso punto.
No, quello era grande. I messed up. Ok. Le luci ce le ho accese? Sì, ma sono molto poco forti. Ok, stiamo attenti. Posso essere rocce in mezzo al cazzo. Assolutamente nessun rischio di rischio. No, 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 assolutamente no. Ho chiaramente fatto la scelta più intelligente a rimanere lì fermo. Non vedo cosa potesse andare storto. Sì, ma che cazzo, ogni volta? Perché proprio lì ogni volta che passo? Ok. Mercato del pesce. 115. Meglio che niente. E salve, devo ripararmi di nuovo. Sono un disastro, lo so. Cantiere. 500. 500? Ma è troppo. Cioè, mi costa fare 500. 500 per fare miglioramento. Potrò trovare da qualche parte, spero, a metallo raffinato. Compro un'altra luce allo spazio adesso. Vero, lei vendeva pure delle luci migliori, se non sbaglio. Potrei mettermi un faretto alogeno davanti. Lumen 1800. Questo qua ne ha 750. Portata a 25 metri. Decisamente meglio. Mio occhio. Ok, dormiamo. Facciamo sapere cosa abbiamo fatto. Perché non metti in magazzino cose inutili che hai in stiva? In effetti hai ragione. Perché non lo faccio? Perché sono scemo. E non ci ho pensato. E continuo a dimenticarmi di avere un magazzino che posso usare ovunque, quando voglio, dove voglio. Oggi piove. Mi sento proprio in Tears of the Kingdom. Che bello. Ora sì che mi sento a casa. Ce l'hai fatta! Abbiamo sentito lo scoppio da qui. Un eco devastante. Sono sorpreso che le scogliere ti siano crollate in testa. Nel frattempo... Me le volevi far cadere in testa? Nel frattempo ho finito di sgomberare. Va a dire a mio fratello che può tornare a casa. Ok. In che anno siamo? Non esistono i telefoni? Potresti chiamarlo. Credo che devo comunque portarlo io in barca, perché non ho la barca, però... Potresti chiamarlo. Il fratello ti perdona. Davvero? Oh, mi hai tolto un grossissimo peso dallo stomaco. Un fratello tanto vecchio che ormai l'avevo quasi dimenticato. Molto bene. Ho perso tutto, sono pronto ad andare. È stato sempre strano. Mettiti in diagonale qua. La rimetta sarà a bordo con tutti i suoi averi. Mollo agli ormeggi. Mamma mia, quanto schifo l'app di Twitch su telefono potrebbe... Potrebbero farne una decente. No. Non guadagnano abbastanza per quello. Dietro hanno soltanto i soldi di Amazon. Sono una piccola compagnia indie, chiaramente. Notte gente, domani è l'ultimo lunedì di scuola. Sì. Quando finite voi a scuola, giusto? Settimana prossima, se non sbaglio, però venerdì? Mercoledì? Beh, eccoci qua. L'otto. Sabato da noi. Ah, ci sta, vero, può anche essere l'otto. Cioè, il sabato. Il 9 ma ho l'esame. Beh, lo passi, tranquillo. Un popolo europeo non fa schifo da telefono. Non è un granché, ci potrebbe essere più roba. L'eremita scorge il vecchio balneare in piedi sul molo. Lo sta aspettando. Fratellino, sei a casa? Mi dispiace così tanto. Sono stato uno sciocco. Lo siamo stati entrambi. Entra. Ai bagagli ci penso io. I due fratelli si allontanano lungo il molo. Uno dei due si ferma per un attimo e si gira verso di te. Ah, straniero, se trovi altre macerie da rimuovere, sappi che sto preparando altri esplosivi compatti.
Vieni quando vuoi al vecchio. Quando. Vieni quando vuoi al vecchio deposito dei balenieri. Ok? 21 e 22 iscritti per la gente di quinta come me. Vabbè, gli iscritti. Io mi ricordo quando avevo fatto l'esame di maturità. Ero l'ultimo della mia scuola a farlo. L'orale. Non ero l'ultimo, proprio ultimo, ma ero della mia classe il penultimo o terzultimo, e della mia scuola l'ultima classe eravamo. Infatti ho fatto l'esame orale a luglio. Luglio inoltrato, era tipo quasi il 15 luglio, era davvero un sacco avanzato. Ah, esplosivi compatti. Ci mettiamo all'inventario e possiamo far esplodere la roba. Spero ti possa essere utile, qualsiasi sia il tuo scopo. Oddio, ah, poi mi costa nei prossimi. Ah, vecchio birbante. Vecchio birbante. Con quanto sei uscito? 76. Ho fatto, l'avevo già raccontato all'epoca, però sono passati anni ormai. Ho fatto degli iscritti incredibili e l'orale nulla di incredibile. Però di base entravo con una media del 6 ogni singolo anno di scuola, quindi non potevo mai avere 100, un buon punteggio alla fine. Il tema 100 è il pezzo raffinato comunque, non fammelo sapere, però sto andando a controllare in ogni caso. Eccolo! Eccolo! Perché cazzo mi segui? Fidipu, tu matrò! Ok. Non mi segue più. Tesori. Che cazzo, mi sa che mi ha trovato. Vai via. No, non è lui. Ok. Dov'è? Ah, è lì. Ok. Non mi sta seguendo però. Ok. Volevo contare questa cosa qua. Purtroppo non c'è nient'altro. Non uscire da qua a sinistra, ti prego. Se posso pescare qua? Sembra una buonissima idea questa. Non vedo come potrebbe andare storto. Ok. Aspetta, faccio anche quello. È tardi però. Ok, dobloni, sacco di dobloni, sacco di pecunia, sacco di lire, sacco di dollari, sacco di euro, sacco di... Come si chiamano quelli islandesi? Fiorini, sacco di fiorini. Sterline, sacco di sterline. Sacco di cazzi, sacco di mazzi. Sacco di razzi. 45. Ok. Allora, magazzino. Che qualcuno è più intelligente di me mi ha detto di fare questo. Un doblone si è fatto di vero oro. Una sacca di doblone d'oro potresti ricavare una bella sommetta. Una colonnina con ciondolo d'argento sembra preziosa. Cos'è che devo trovare per la tipa? Che mi aveva parlato ma mi sono già dimenticato purtroppo. Guarda che schifidi. E vedi, il pesceremo è qua. Non abbiamo ancora trovato le sue aberrazioni. Questo sembra una figata. Questo sembra uno zombie. Ci manca anche lui. Lui ce l'abbiamo, ce n'è soltanto una. Lui non l'abbiamo ancora preso perché... Boh, non possiamo pescare i pesci superficiali, credo. E lui ne ha un'altra che non abbiamo ancora incontrato. Ok. Qua abbiamo ancora parecchi pesci in realtà da pescare di... Per completare l'enciclopedia. Non ciclopedia. Ok, aspetta. Dormiamo. E poi so dove mettere la bomba. C'è un oggetto che sono curioso di controllare sin dall'inizio, quando siamo arrivati qua, quindi non che possa essere altro il posto importante. Vorrei mettere qua la bomba, ovviamente.
Un cumulo di macerie in equilibrio precario. Potresti muoverlo per creare una scorciatoia. Dispensi la carica e accendi la miccia. Le macerie scompaiono in acqua. Perfetto. Tesori. 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 Sì. Venteremo ricchi. Orecchini zaffiro. Un paio di orecchini d'anello, ciascuno con incastonato uno splendido zaffiro. Quando sei dovunque nei villaggi, aprendo l'inventario e premendo l'oggetto specifico nella rotella del mouse, puoi mandarla direttamente nel magazzino. Non mi funziona la rotella del mouse, è un problema. Da quanto sono felice che sto giocando a questo gioco, da altro vorrei DLC di Cult of the Lamb e il Darker Side di Super Mario Odyssey. Lo vorrei anch'io. Figura negli abissi. Voglio anch'io fare il Darker Side. Tanto appena lo faccio ci tiro fuori un video, quindi mi torna anche comodo farlo. Eccola lui! Il carillon arrugginito. Perfetto. Questo qua è l'oggetto importante per la quest del collezionista. Ora dobbiamo trovare comunque altre cose qua. C'era comunque il discorso dei pirati. Vorrei trovare anche un che procede a bombardare un porto americano qualsiasi nel 1900. Esatto. Vorrei trovare anche il pezzo che ci manca per upgradare la barca, che non voglio comprarlo, costa troppo. Preferisco comprare gli ingranaggi, quindi sono molto più sensati da comprare. Va bene. Vorrei trovare anche pesci nuovi, quindi qua per adesso non lasciamo il posto. Sono comunque diverse cose che voglio controllare. Però possiamo andare a prendere. Ogni volta la musica mi prende alla sprovvista. Possiamo comunque prendere di altri esplosivi per altre cose. Potremmo farlo. Dammi uno nuovo. Ok, niente. Mutante. Ok. Mutande. Ok. Lovecraft. Ok. Peccato. Un secondo, cosa devo fare con la paratipa? Non mi ricordo. Attività. Il grongo, giusto? Che cazzo è il grongo? Al centro della scogliera burrascose. Ok, al centro delle scogliere burrascose, quindi è nel punto pericoloso. È superficiale però. Non mi dice il nome dei pesci. Non so cosa sia un grongo. Era da anche di notte, giusto? Mica devo andare là di notte, quindi. Cosa ne pensi di Moira? L'ho giocato a poco, vorrei un parere. Non l'ho ancora giocato, voglio giocarlo in futuro. Un paio di bombe per il futuro. Non è quello che voglio. Volevo i pesciolini piccoli, ma mi sa che non ci sono. Ah, è venuta la notte. Sono scattate le 6. Senti che casino là fuori. Non sono neanche ancora mai andato in questi altri isolotti qua, perché ci possono comunque essere cose. Non abbiamo ancora avuto nulla a riguardo, però ci può comunque essere roba importante lì. Ok, 80 spesi, 80 comprati. Ottenuti, anzi. Comprati non significa un cazzo. No. Andarci di notte. Andarci di notte. Rischiamola. Fatto pure un pisolino prima di partire. Dovremmo essere a posto, dai, no? Cosa potrebbe andare storto? Quello possiamo farlo esplodere. Non so se mi serve far esplodere questo qua. Forse servono le luci nuove. Nah. Come se mi potessi attaccare una creatura gigantesca che sta divorando l'isola. Non potrebbe mai succedere, no? Ah! Ok, ho provato a fare il giro attorno, ma non sono riuscito. Ok. Sì, ma esce costantemente sto coso, non è mai calmo.
È costantemente ovunque poi. Ogni volta in cui, ogni direzione in cui vado c'è lui. Se controllo in questi altri cunicoli. Vedo occhi. È un problema secondo voi? No, so, io pesco. Ok, non c'ho molto altro spazio. Ok. Inaspettatamente sono stato qualcosa, non l'avrei mai detto. Non mi spegne la luce, poi devo accenderla manualmente. Peccato del pesce. Sì, salve. Upsi. Upsi. Ok, grazie. Ma adesso dormiamo. Non so se lo sai, ma il cannocchiale è molto utile perché dice che pesci puoi pescare in una determinata zona. Sì, l'ho scoperto a inizio live. Ok, cosa vogliamo far esplodere allora? Vogliamo fare... Che cazzo vuoi qua? Che cazzo vuoi qua? Cosa vuoi da me? Ok. Espande la zona di caccia. Sì, sta allargando parecchio di recente. Si sente sicuro di sé. Capisco il motivo perché continua a dargli pezzi di barca in pasto, però. Aspetta, questo lo devo staccarlo. Quelli sono i pezzi che mi servono a me per upgradare la barca. Vero? Mi sembra di sì. Ah! Yes! Bisogna fare la pacchetta della barca, quello importante. Voglio sbaccare anche questo? Un po' uno spreco. Però servono per, come shortcut, quindi forse sì. Vabbè. Perché c'è un turbo pesciazzo rabbioso in giro? Non fare domande di cui non vuoi sapere la risposta. Aiuto. Telecamera posso migliorarla però di questo gioco qua. Non capisco come una telecamera di un gioco nel mouse possa funzionare così male. È perché non vuole clippare dentro le cose, però sono altri metodi per non farla clippare. Ok, qua non mi attaccherà di sicuro il pesce gigante. Sono molti più grossi di quel pesce. Non spoileratemi nulla, non mi dite un cazzo. Comunque mi aspettavo. Però non me lo dite, voglio sapere. Forse qua è il combattimento tra i pirati? Probabile. Ferraglia. Non mi serve la ferraglia. Zori? No. Tessuto. Dai. Cazzo, ho appena trovato e mi sta seguendo. Dobbiamo andarcene. Che pesce sei te? Ok, buono sapersi. Via, 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 via. Non posso sapere se mi seguo ancora. Aspetta, non ho le luci accese. Di qua? Credo. Non sbaglio. Dietro la cascata sei andato? Ci voglio controllare poi. Non sa mai che ci sono i segreti classici dietro le cascate nei videogiochi. Solo che adesso è impegnato ad altre cose. Vedo un cazzo, non vedo nulla, aiuto! Ok, non vedo più neanche le rocce, quindi dobbiamo stare attenti. Sto giocando nel tuo esatto momento. Comunque ho acquistato anche DLC e la casa di Roccanera relativa ai DLC.
Sono DLC di questo gioco? Non lo sapevo. Una sorpresa per te. La donna prende un libro da un vicino scaffale e te lo porge. Sfogliandolo, noti delle piegature agli angoli delle pagine e qualche nota a margine scritta a mano. Ok. Thank you. Posso leggerlo quindi adesso? C'è un inventario? Com'è che lo controllavo? Va qui. L'arte della parlantina. Leggiamolo. Vai, vai. Pronti? Faccio un semplice, perché c'è un re dei mari senza l'arma antica della saga di Island. Eh? Cosa cazzo state parlando? Se è spoiler non mi spiegate cosa state parlando. 500. Andiamo a... Comunque 140, 160, siamo a posto. Come diventa la barca? Miglioramento scafo livello 2. Ora possiamo fare più 3 spazi per le canne. Ora è fatta così, ok. Che è importante fare perché è, mi serve comunque per il... la canna da pesca nuova che voglio andare a creare. Abbiamo spazio adesso tranquillo, senza dover fare fatica per una... Un altro motore. Volendo possiamo pure mettere un motore più forte ora. Ok, fatto. Aggiunge 4 nuovi spazi, utile. Sempre molto utile roba del genere. Va bene. E aggiunge uno slot per fare roba del genere. Ha senso. Qui sta anche luci. Non credo di avere soldi per le luci. Non credo. Vediamo. Cantiere, luci. 2,75. Dovrei vendere le mie. Mi dà indietro 90. Non basta. Mi manca tipo 20 euro. Fun fact, in realtà non ti ho mandato il vecchio... Il veicolo più rotto del gioco. Ah sì? Ce n'è uno ancora più rotto, Frozen? Ah, perché dare lo scafo è la cosa più soddisfacente del mondo, sì. Abbiamo più spazio. Più spazio per più attività. Non è mia creazione, ma credo che sia un bug. Figo. Ah, comunque, come procede? Oggi niente peel. Sì, oggi niente peel perché ho finito le round della settimana. Due cose, Fro. Uno, ti consiglio Dredge. Mi sta piacendo per adesso, è molto figo. Seconda cosa, non ho ancora visto niente di importante a livello di storia in Tears of the Kingdom, ma credo di aver scoperto una cosa importante. Se vuoi poi te la scrivo. Non mi devi confermare ovviamente se ho ragione o torto, Non t'azzardare. Ok. Stiamo andando proprio in quella direzione lì, grazie. Come sempre dico, né sì né no, sì, esatto. Ecco lo sgombro barbuto. Mettiamo al posto di un motore, ci aiuterà ad andare più veloci. I sottili filamenti che fuoriescono dalla bocca e dai lati continuano a contorcersi anche dopo che il pesce ha smesso di dimenarsi. Quanto mi ha fatto ridere la tua reazione alla moto su Tears of the Kingdom. Sì. E dammi anche te la variante figa. Come on, dammi de variante figa. Gimmi da variante. Quanto spazio abbiamo, che bello. O dammi almeno una dimensione record. Come on. Niente variante. Non posso... come cazzo scappo qua? Aiuto! Sto posto è una merda, ne voglio andare via di qui! Volevo... Giusto, devo andare contro la pulizia nella distanza, mi continuo a dimenticarmelo. 149, thank you. Adesso possiamo vendere questa luce qua. Disinstalla. Bacino galleggiante. Cantiere. Vendere questa. E ci installiamo questo. Sì. 2 ore per installare, va bene. Dopo possiamo andare fuori di notte.
Abbiamo molta più luce così. Il mostro grosso mangia barche è un re dei mari di One Piece. Se ce n'è uno, allora perché non ci dovrebbe essere l'arma antica della saga di Fishman Island? Ah, ok, ho capito cosa intendi. Intendi Nettuno? Oh, Nettuno. Vabbè, non importa, non dico niente. Non voglio comunque parlare di One Piece mai, anche se è roba vecchissima. Chissà mai. Non voglio spoilerare nulla a nessuno. Anche se non ho capito ormai di 15 anni fa, tipo. Quanti ne stiamo trovando di lui? Quello è il più comune. Tra 5 giorni è grave spacchi di nuovo. Sì, l'ho già detto, non ti preoccupare. Oh, nuovo record! 99.50 centimetri, come il mia voglia di vivere. Quando gioco alla pill di Isaac. Puntate su gare, affidatevi di me. Ed è un set fighissimo, evoluzione di Paldea. Non vedo l'ora di spacchettarlo. Vedere che esce fuori. Acqua agitata. Ah, oceanico, non posso pescare qua. Minchia, oceanico lì, siamo nella costa. Siamo dentro l'isola stessa. Oceanico un cazzo. Il mio cazzo è oceanico. Ok. Questo gioco c'è anche su Switch? Sì. Non sbaglio sì, ma ho detto di sì. Ok. Anche lui non posso pescarlo. Là abbiamo problemi. Non è che comunque veda troppo troppo di più. Cioè è aumentata la visibilità, ma non è neanche così tanto. Ogni tanto tirano fuori questi indie incredibili che fanno le scarpe AAA con gameplay super basici. Intendi Gollum? Lui lo è. Sei te? E che cazzo? Sono appena arrivato, fra! E che cazzo? Ma basta! Motore fuori bordo non può funzionare. Sì, ma sono venuto qua mezzo secondo, ogni volta esci! Mi fermo un secondo per pescare, esci fuori, mi spacchi l'ano! Dov'è la casa? Sono disorientato. Ah, siamo proprio nella... nella bamba sconfinata. Con un motore rotto. Ottimo. Benissimo. Di sicuro riusciamo a scappare a questa velocità qua, no? Non vedo perché non dovremmo. Rimani a me acceso, te. T'ho appena comprato. Sto per impazzire. Siamo tornati a casa. Ed è mattina. Mi fanno pagare di più se il motore si è rotto? Ma dove siamo dei sconfitti che andiamo così lenti fino a il posto per ripararci? Sarebbe logico. Quanto mi costa? Comunque 60, dai, vabbè. Pensavo che facesse pagare anche di più il motore rotto. Dunque, tra l'altro, motori. Potrei prendere questo qua. Levare questo vecchio. Spostare lui di qua. Lui non lo devo vendere, devo tenermelo da parte e farlo marcire. Quindi siamo attenti. Come faccio a vendere singolarmente i pesci? Ah! Così, ok, ho capito. Perché avevo già sbagliato in passato a fare sta cosa qua. Stavo cercando di capire come funzionasse. Ok, andiamo di nuovo anche al bacino. Cosa upgradiamo per prima cosa? Io direi questo. Sai che dormi.
un pochino si dorme. E ora portiamo... No, non posso portare il pesce perché appunto mi occupa l'inventario, giusto? Allora peschiamo in posti safe qua attorno. Facciamo un po' di soldi. Racimoliamo un gruzzolo. Comunque sì, Gollum è tremendo. Mi fa strano com'è. All'epoca, ben sento comunque come insulto all'epoca dei giochi per PS4. Ah, sembra... Cosa sembra un gioco PS3? Voilà, che schifo, una grafica di merda. E poi il gioco c'è una bella grafica. E ora la gente guarda Gollum e dice: ah, guarda, che grafica di merda, sembra un gioco PS3. Quando è peggio di un gioco per PS3. Perché c'era Shadow of Mordor per PS3 e c'era Gollum all'interno di quel gioco lì. E Gollum di per PS3 era... Quel Gollum di Shadow of Mordor per PS3 era molto più bello rispetto a quello uscito adesso. Quindi comunque la gente sbaglia sempre con i suoi paragoni, non so perché. Sto coso qua ha un dito in culo però di dimensioni. Aspetta. Così. Shadow Mordor era bello a livello grafico. Anche adesso lo guardi, non è che sia male. Ovviamente è invecchiato, però non è Gollum. Gioco di l'altro giorno. Come ho fatto a mancare? C'è ancora spazio, eh? Non puoi lasciare l'anguilla nel magazzino? Non lo so. Devi andare a consigliarlo, Mascio. Attento a non farlo andare in polvere letteralmente. Non sapevo potessi andare in polvere, grazie del consiglio. Così non devo di nuovo fare il giro lungo e perdere tempo per quello. Stantio. Deve essere marcio, vero? Stantio non basta. Che schifo che si mangiano la roba marcia sti tipi. Ora si dorme per bene la notte perché abbiamo dormito poco la notte precedente. Non credo di farlo marcire. Credo di sì, invece. 4%. In putrefazione deve essere. Un grongo in putrefazione. Lo è. Andiamo. Andiamo subito a darglielo. È in putrefazione adesso. Putrefazione, ok, perfetto. Abitante! Ecco, abitante! Ecco il tuo grongo. Perfetto, andrà benissimo. Posso offrirti una piccola somma come ringraziamento? 150 per un pesce, buono. Fa buon viaggio. Grazie, signora. Abitante. La sua operazione è interessante anche. Abitante. Andiamo all'isola qua davanti. Che finalmente abbiamo una chance per farlo. No? Vorrei controllare. Casomai ci sono dei tesori. Casomai c'è qualcosa di utile. Hai dovuto fare un budello per prenderlo? Sì, ho capito, però potevo di sicuro fare anche più safe io. Devo starci attento e avere delle luci migliori. Oh, balene! Bello! Mi piace mettere i pesci al posto del motore, mi fa ridere. Mi dà l'idea che i pesci nuotano e mi fanno andare la barca più in fretta. Tempo di bombe. L'idea che posso mettere una bomba sopra le balene e catturarla così? È ultra figo abitante su Smash, che ricordi? Che ricordi? Ricordi una settimana fa? Cioè... Finisce lì. Perché comunque riesco... Aspetta, eh. Lui è oceanico, ma l'altro invece viene considerato come pesci della superficie quando era in oceano. Mentre quello in mezzo all'isola era un oceanico, non ha nessun senso. C'è una brezza di vento strana qua, perché? Una cassa mezza marcia fa capolino dalla carcassa di una nave distrutta. Speravo in altri ingranaggi. Guarda, la cosa che serve di più sono gli ingranaggi. Penso.
Anche qua c'è una barca distrutta. Oddio! Che figo! Oh. Non mi ha fregato. Ho reagito in tempo. Che figo! È tardi, non dovrei pescare. Peschiamo casomai di notte. Ma non voglio essere all'aperto di notte. Guarda che bello il tramonto. Che figo. Nuovo frutto di One Piece. Esiste un frutto granchio, no? Esistono gli uomini granchio. Ok, peschiamo di notte. Let's go. Notte pesca, pesca di notte. Pesca la notte, notte la pesca. Abbiamo già finito, incredibile. Tramonto scomparso 30 secondi. Sì, il tempo è molto veloce qua. Uno smile. Non mi ricordo se c'è uno smile del genere. Mirulino, grazie, abbonamento per la prima volta. Benvenuto. Benvenuto, benvenuto. E basta, anche te. Ok. Eccolo. Spigola rovistatrice. All'interno dei suoi occhi offuscati e sporgenti turbinano varie forme. La luce delle superfici lo acceca, ma è perfettamente in grado di rovistare le profondità marine. Figo. Ok, abbiamo un po' di pesce da vendere. Molto figo. Ha palesemente lui il One Piece, il granchio, intendi? Ok, lo posso vendere tutto tranquillamente. Solo 129? Ah, però un pochino di più. Speravo leggermente di più. Achievement sbloccato, il profitto prima di tutto. Probabilmente ho fatto una certa quantità di soldi durante la partita, fino adesso durante la partita. Magazzino. No, aspetta, prima bacino galleggiante. Mettiamo la legna qua. E depositiamo il resto. The One Piece is the hand of a fucking crab. Dimmi che domani esce un video di Tears of the Kingdom, così posso andare a dormire tranquillo. Dovrebbe, ci sta lavorando Sora. Mi ero dimenticato il suo nome per un attimo. Possiamo anche fare un nuovo motore per andare più veloce. Vendiamo quello vecchio che fa schifo. Lo vendia... Lo vendia... Come lo vendo? Come lo vendo? Non posso vendere questo. What the fuck? Ma perché? Devo levare quello più debole. Oppure non devo vendere... Vabbè, non lo vendo e basta. Lo metto nel magazzino. Però che fregatura. Vai nel magazzino. Non mi funziona la rotella centrale. Cosa posso fare io? Cioè non posso mettere nel magazzino perché non mi funziona la rotella del mouse. Cambia hotkey. Perché non posso fare questo? Devo restallarlo. Vabbè. Grande notte questa volta, davvero utilizzata bene. Allora, comandi.
Centra la visuale. Ok, tasto 4 del mouse. No? Ora possiamo farlo. Dormiamo. Anche se abbiamo dormito 2 ore, ma non importa. Disinstalla lui. Metti via. Non lo mette via. Ho cambiato il tasto! Perché no? Secondo. Ok. Comandi. Ah, questa è centrale visuale. Cambia pure tra una cosa e l'altra. C'è pure il... Ci sarà da qualche parte, manda nel magazzino. È questo? Spostamento rapido oggetto? Sì, strano il sistema di controlli comunque. Credo sia quello per forza, che non ce ne sono altri. Ok. Ce la faremo a staccare questo cazzo di motore? Ehi, ok, we did it. Spendiamo un'intera nottata e giornata a fare motori. Compra lui. E ora abbiamo un signor motore. Ora abbiamo un signor motore. Dobbiamo andare parecchio più veloci ora. Buon upgrade, buon upgrade. Costiero, durata 1 giorno. Ah, le reti sono come le NES. Interessante. Ma non ora, per adesso non mi interessa. Farei quello oceanico però. Vorrei pescare pesci. Perché mi ha messo questo? Perché ho questo qua? Non era di qua prima? Ok, spendiamo altre 2 ore qua. Jack, grazie a tuo bizzo. Wella, non te ne frega niente, ma te lo dico uguale. Mi hanno da poco ha creato Twitch usando il Prime dello streamer spagnolo. Già a dicembre me l'ha creato Amazon, Instagram e YouTube nel giro di 2 giorni. Mo ci mancava solo Twitch. Fatto sta che ho cambiato passo del tutto, sperando non finisca male. Santo signore. Niente, buon quest'era, buona live. Cazzo, come l'ho fatto? Avrebbe senso installare il mulinello idraulico per pescare anche pesci oceanici, quindi? Perché non credo di poterli pescare, eccetto se non con il mulinello idraulico. Giusto? Non è che ha altre opzioni. Cioè, solo questo ne farebbe poi pescare quello oceanico. Però dovremmo avere una combo di tutte insieme. Dovremmo casomai avere 4 rotelle e poi avere altre 5 qua. Dredge sembra il nome di un Pokémon della squadra. È un bel gioco, te lo consiglio, Tonks. È carino, molto bello. Tanto come va, Tonks? Tutto bene? A che punto sei in Tears of the Kingdom? Stai facendo roba bella? Non mi spoilerai niente. A che punto sei? Fatto roba bella? Sto morendo di gola. Sono al secondo dungeon. Non ho nemmeno iniziato in pratica. Io l'ho finito il secondo dungeon. Però c'ho molte cose anche che ho lasciato indietro da fare e tutto. Cioè, c'ho infinita roba ancora da recuperare. Qua ci sono le reti varie. Ok. Ah, e le reti cambiano pure in base a questo. Madonna, quanta roba si può fare. Mio Dio, quanta roba si può fare. Vabbè, la cosa più importante è che tu sia il canale da pesca. E poi le reti. Motori. Anche i motori sono importanti. Però le nasse sono quelle che me ne frega di meno. Cioè, servono per completare il gioco di sicuro, ma non per altro. Ok. Buono. Peschiamo di notte, che tanto abbiamo speso un'intera giornata a fare roba del genere. Siamo più veloci, eh. Oh madonna. Siamo parecchio più veloci. Mi sento la differenza. Con pure il boost. Tokyo Drift. Fast 10. Oh.
Le reti non sono indispensabili, servono solo una volta nella storia. Vabbè, non mi dite anche queste cose qua. Però sono comunque utili, perché appunto dice: se vuoi esplorare un giorno, puoi lasciare una rete e risolvi in quel modo lì. Almeno stai comunque facendo qualcosa di produttivo. E dammi la tua variante. Dammi la tua variante, come on. Oh! No! Devo in modo deliberato non prendere gli altri per prendere quello dorato? Ma che fregatura. Riesco a ottimizzare gli spazi? Sì. Sono scano un altro. Non mi dà mai quello powerful. Quello dorato è un one shot del pesce su questo tipo di cattura. Pensavo che arrivasse in tempo dopo gli altri io. Che fosse. Ci fosse il timing corretto. 140. Va bene. Si dorme di nuovo. L'upgrade di 4 spazi. Quanto costa? Costa parecchio, se non sbaglio. 300. Ma più che altro ci servono ancora tutti i materiali. Che adesso dobbiamo andare a recuperare comunque. Andiamo nella zona delle barche dall'altro lato dell'isola. Così possiamo recuperare sia materiali per upgradare la barca, sia tesori, idealmente. Prendi rocchetto per scalare l'oceano. Ho abbastanza soldi adesso per farlo? Oceanico, vaffanculo. Ma possiamo prendere lui che ci serve. Adesso ci servono tutti i materiali. Continua. Poi costa 400, siamo a 200. Però non ci siamo neanche vicini. Ci vuole ancora un po'. Ok, quanta legna c'è? Complimenti. Tanta legna. Questo invece è acciaio, prendi acciaio. Ok. Sono però anche curioso di tornare indietro dal collezionista, Prima della fine della live lo facciamo. Perché voglio vedere che ci dà il collezionista. E che ci dice. Let's go! Un ingranaggio. Me ne servono 4, 5? Non mi ricordo. La canna pesca forte. Ancora non possiamo fare. Posso mandarli da qui al magazzino? No, ovviamente. Ovviamente no. Ok, è notte, sono indietro purtroppo. Ho speso tutto il giorno a recuperare materiali qua. Meglio che niente, però volevo andare a prendere i tesori io. Il tesoro del One Piece. Eccolo, lo sapevo, lo sentivo. Let's go! Woo! Non mi può raggiungere se vado così veloce. Sono troppo più fast. Devi essere in un villaggio. O in un viaggio? Non so cosa è scritto. Bacino. Vai. Vai. Ok, ora si fa questo. Vai. Vai. E questo è l'ultimo che ci interessa. Vai. E vai. Ok. Ah, per fare. Sì, sì, deve essere un villaggio per fare la cosa automatica, certo. E mandarli nello spazio. E si riposa di nuovo. E si va di nuovo nella zona pericolosa. Dove si muore. Però per una volta abbiamo anche una bella notte di riposo completa. Ne abbiamo fatte poche in realtà nell'ultimo mese. Con il fatto che ho sempre rischiato andando fuori di notte cercando il grondolo, come si chiama, e tutto. Ok. La telecamera potevamo farla meglio. Unico grosso problema del gioco finora è questo. Ok, cosa mi dà questo? 10% di probabilità di non ridurre la riserva di pesce quando si
No, non è questo. Prezzi vendita aumentati del 10% e prezzi acquisto per prodotti. Più soldi in generale. Soldi per tutti. Grande pecunia. C'è un segreto qua dietro, secondo voi? No, adesso. Sì che c'è. Sì che c'è. Sì che c'è. Qua il tesoro pure. Quello è pesceremo. Teniamolo a mente. Pesceremo trovato. Sappiamo dov'è. Una cassa marcia giace in cima a un cumulo di macerie. In fondo alla caverna. Guardaci dentro. Metallo raffinato e grande sacco di dobloni. Un enorme sacco traboccante di dobloni d'oro. Deve valere moltissimo. In realtà probabilmente se torniamo a... come si chiamava? Il villaggio minore davanti a quello di inizio gioco. Midolla minore. Se torniamo a Midolla minore possiamo vendere un sacco di reliquie del genere e fare un botto di soldi. Dovremmo farlo. Non mi stanno seguendo, quindi fai in fretta. Uno. Dammene 12. 23. 46. Ok, mi sta seguendo il tipo. E mi sta per attaccare, vero? Sì. Ok, peccato. Succede. Capita. Non mi funzionano più i motori. Come non mi funzionano più i motori? Cioè, di tutti i blocchi mi ha spaccato entrambi i motori. Ma vaffanculo, gioco. Ma che cazzo? Ma che merda? E mo' come cazzo faccio? Muoio. Ho fatto il motore nuovo! Aspetta, dov'è casa? A sinistra. Porca vacca. Che sfiga, ma spaccate entrambi. Mamma mia. Quindi i motori comunque singoli sono così utili. Anche perché, anche se te si rompe uno, puoi comunque avere altri 6 che funzionano tecnicamente. E non è male. Mentre i motori grandi nel problema è che basta che te ne spacchino un pezzo e hai perso l'intero motore. Stavo prendendo tesoro di One Piece. Mamma mia. Non mi fanno fare niente per divertirmi. E va sempre il pesce all'ultimo secondo e mi fortelano. Almeno qua c'è lo shortcut. Non ho mai visto passare qua il serpente, quindi dobbiamo essere safe, credo. Sono le 10 di notte. Sai che non dormiremo stanotte, vero? Iniziamo ad avere allucinazioni. E dormire nel viaggio accanto e poi andare a riparare la nave. E non so se cosa è più vicino in realtà. Perché per il villaggio devo andare a sinistra. Telecamera, mio dio. Io sto muovendo malapena il mouse quando fa quello così, Devo andare là. O là, è uguale. Purtroppo è uguale. Non poteva andare peggio. È incredibile. Cos'era? Che era? Grazie. Mio dio. Già ci sono una roba. Possiamo fare così. L'upgrade del canale da pesca. Potremmo già farlo. Questo lo mettiamo nel magazzino. Ah, ho finito anche il resto della roba. Ok. Mi serve quindi 3 di metallo, di ferraglia e un rotolo di stoffa.
Ok. Posso fare un upgrade? No, l'avevo già consumato. Dormiamo! Che bello dormire. Siamo così riposati, chiaramente. Vedi che c'ho ancora l'occhio aperto? Vuol dire che non sono abbastanza riposato. Devo dormire di più. E allora oggi che si fa? Se non posso andare dall'altro lato dell'isola facendo cose rischiose. Sto utilizzando la macchina al contrario. Possiamo controllare il lato destro. C'era anche della roba da prendere il lato destro, se non sbaglio. Ferraglia. Cosa significa? Anzi, che un minuto ti fa camminare senza motori. Buono. Ce ne siamo un 3, giusto? Tu lo faccio? Ok. In realtà dovrei prendere anche l'altra legna, perché può dare comunque randomicamente degli ingranaggi alcune volte. E una stoffa. Questa legna qua non mi serve, ma la prendiamo comunque. E ogni tanto degli ingranaggi a gratis ed è importante. Non so se questi respawnano dopo che li hai finiti. Logicamente non dovrebbero. Ok, possiamo ancora fare un passo avanti. Proprio lì in mezzo, di nuovo. Mamma mia. Quanto mi odia il gioco. Ok. Vieni qui. Purtroppo non basta finire le cose che ci servono a noi. Non ho spazio per lui, vero? Non credo. Dovrei organizzare tutto, ma non so se ci riesco. Allora, bacino. Questo è fatto. Fai. E vai. Ok. Non costa neanche troppo. 75. 300. Quello ha senso che sia il più costoso. Questo va a 100 e basta. Magazzino. Si deposita questa roba qua. Ok. Non cantiere, scusami, ho sbagliato. Mercato del pesce, si vende lui. Ok. E mo si dorme, così ci si riposa bene. E ora si torna dal One Piece. One Piece, One Piece, One Piece. Sai che? Ci svegliamo alle 4 di mattina. Ho mancato il tasto, non mi sono svegliato, va bene. Ho cliccato per svegliarmi alle 4 di mattina, ma non ho fatto in tempo perché ho mancato. Non importa, non è la fine del mondo. Oddio. E sei quello gigante, aspetta. Ho già preso? Ah sì, sei quello gigante. Ti dai un sacco di punti. No! Ma non mi ha dato quella destra! Ma non mi ha dato quella destra! Dato di... Il gioco mi prende per il culo. Vai, 119. Per questo li ho voluti vendere e prendere subito, perché sono un sacco di soldi loro. È da un po' che non li vedevo. Ok. Proviamo a tornare là e stiamo più attenti al mostro. Anche se posso fare poco quando sto pescando. Così posso annullarlo. Ok. Giro qua attorno. Arrivo qua. Teniamo gli occhi aperti. Non è che mi abbassa pure la visuale. Ma posso annullarlo? Forse con ESC? Vai, 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 vai. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Non so dov'è.
Non so dov'è. È lì. Ok. Ok. Lo frego di nuovo così secondo voi? Non lo so. Vai. Tela. Che buona la tela. Ancora. Che dove l'ho fregato così? Però è notte. Vabbè, non è la fine del mondo. Tanto ormai siamo sempre fuori di notte. Mettila a posto. C'è anche questo là da controllare però. Visto che siamo qua ormai facciamo tutto insieme. Non ha senso aspettare. E fare un altro giro rischioso. Facciamo full rischio adesso. Anello con citrino. Ok. Si torna a casa. C'è anche della legna. Pesca loro. Uno spazio. Ok. Via. Anche qua c'è della ferraglia, ok. Via. Va là come sto tagliando gli angoli per fare il più veloce possibile. Vai. Chissà se mi daranno più NOS in futuro per la barca. Stanno chiamando così, ma è quello, è NOS. Ok. Ne vende parecchia, 50. Ora, bacino galleggiante. Dai, lui, abbiamo finito, no? Tutti e tre fatti. Sì, perfetto. La moto live. No, sto soltanto prendendo frame. Ok. Non è moto live. Gran passo avanti. Molto buona come cosa. Se potessi scegliere un frutto del diavolo, quale sceglieresti? Boh, quelli OP probabilmente. Allora, che dai, qua abbiamo finito di fare roba in realtà. Non so quanto andremo ancora a controllare. Vorrei però, prima di fare e lasciare il posto, fare un ultimo check alle isole qui intorno. Ho dato una manata al microfono, scusate, per vedere se hanno qualcosa. E poi si torna via. Oh, delfini. Sono velocissimi rispetto ai delfini. Io quello di Kaido è rotto. Io penso più che altro all'utilità di tutti i giorni. E a livello di utilità di tutti i giorni. Fermi vicino a un relitto dello scafo familiare. È quasi identico alla nave che ti ha assegnato il sindaco. Questo però presenta una grossa falla su un lato. Sei ormeggiato al vecchio relitto. Ispeziona la cabina. Sei nella cabina. Oh. Io avevo detto quello di Robin comunque. Ispezione armadi e cassetti. Gli armadi sono stati svuotati metodicamente dal primo all'ultimo. Non c'è alcun cassetto. Asse del pavimento disessata. Non è rimasta nemmeno un asse del pavimento. Ok, dai un'occhiata agli apparati elettrici sovrastanti. Le attrezzature sono tutte presenti, anche se l'esposizione agli elementi ne avrà danneggiati alcuni circuiti. Abbassi la radio per dare un'occhiata. Ok. Da sopra di essa scivola una nota. La riponi in tasca per leggerla in seguito. Ok. Dai un'occhiata alla stiva. Un motore e una canna da pesca. Cos'è un... Oh, cos'è un motore del genere? Al magazzino? Ah! Possiamo andare al magazzino da qui? Perché da qui? Ok. Roba utile, molto interessante. Controlliamo anche lui. Presi i pesci grandi? Sì. Ho preso pesci grandi, mi hanno preso i pesci grandi. Ho visto granchi, ho visto cose non granchi, roba del genere. Ok, questo è un tesoro? Sì.
Facciamo un bottino gigante quando torniamo a casa, a medulla minore. Sacca di dobloni. Definisci OP per me, OP pure quello della tipa Cessation per diventare strabelle che si aggrega alla ciurma di buggy. Ah, Alvida. Di One Piece mi ricordo un sacco di roba, mi ricordo il suo nome. Alvida, sì, non è male, però non è neanche, cioè, mi riferisco a roba OP del tipo, sai, il frutto chiamato OP OP. Esiste. Anche lì non sarebbe male comunque nella vita di tutti i giorni. È un po' tardi. Questo dove è tornato a casa? Di qua, giusto? Sì, ok. Quello di Magellan che ti serve nella vita di tutti i giorni? È tremendo. Ti fa pure venire la diarrea. Cioè, non è una battuta, è vero. Magellan ha costantemente la diarrea. One Piece. Guarda, posso utilizzare il boost. Eh sì, il frutto ope ope. Anche detto il frutto OP OP. Non è male. Di nuovo a casa! Siamo tornati! E qua pure ha senso perché è un gioco di pesca. Let's go! Ho preso granchi? Ho preso granchi? Nice. Preparazioni necessarie, raccogli. Ok, abbiamo pure dei pesci qua da prendere. Ma non sono marci? No, sono comunque freschi perché sono rimasti in acqua, ha senso. Prendi tutto e prendi anche lui. Ok. Vai. Siamo tornati! È da mesi che non vi vedevo. Pescivendolo. 130. Neanche troppo, va bene. Vanno riparati questi qua? Come si riparano? Non mi ricordo. Ah, da lei, mi sa. Maestro Dash. Ripara tutto, così riparo anche loro due. Giusto, sì. Vai. Ok. Sì, nanna. Così abbiamo una bella giornata di... una bella... dormita. Poi lasciamo comunque qua in giro le nesse. E mettiamo uno in un punto un pochino diverso per sperare di avere qualcosa di diverso di granchio. Tipo qua fuori. Qua. Vai. Ok. È tempo di vendere i cimeli. Il magazzino. Allora, abbiamo un po' di roba. Soldi. Orecchini. Soldi. Anelli. Soldi. 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 Pendolo. Pendolo. Così è ben organizzato. Lui se avessi spazio potremmo anche mettere. Però... Ok, commerciante, quanto mi dai? 561. Pretty good, pretty good. Tutto per te. Abbiamo 1000 dollari ora. Prima volta che abbiamo così tanti soldi. Andiamo a fare gli upgrade della barca allora. E peschiamo anche nel frattempo. Qua non peschiamo da troppo tempo. Dobbiamo ricordare i pesci che comanda. Dobbiamo ricordare i pesci che devono avere paura. Che sono una specie inferiore.
Non concordo con quell'aver mancato. Fish fear me. Woman want me, fish fear me. The big pesce time. The big pesce is real. Oh! Lamelle branchiali costellate di occhi. Guarda freneticamente tutto. Riesci a vedere anche dentro di te? Poco lovecraftiana una cosa. Per niente lovecraftiana. Ho spazio. Posso fare così? Sì, così c'è uno spazio per uno in più. Let's go. Ok. Tempo di fare upgrade. Possiamo fare... Non credo possiamo fare anche il prossimo upgrade della barca in generale. Ma possiamo comunque fare di sicuro molto. Vediamo, pescivendolo, 200 monete in più. Buono. E adesso bacino di cacca. Possiamo fare questo. Così ci possiamo poi equipaggiare la canna da pesca migliore appena la possiamo sbloccare. Più slot della barca, sempre tanto utile. E più slot del... di questo. Come potremmo fare per ottimizzarlo? Dovremmo mettere quello lungo qua e poi due piccolini così. Siamo in due lamelle. Ah, speravo sempre fosse una, ma ovvio che ne servono due. Vediamo cosa possiamo dargli. Sera che ora si stacca. Appena ho finito di fare le cose che voglio per oggi. E se mettiamo comunque lui, lui e lui, dovremmo essere comunque più veloci rispetto a questo, no? Però mi serve più velocità adesso? Non lo so. Non saprei. Ah, mi serve soltanto uno. Ma che... ma come? Ma che fregatura è? Oh, sono pieno di ferraglia allora, non mi sembra nulla. Ok. Prendi lui e mettiamolo però. Toh. Mi servono due tele e una ferraglia raffinata. Metallo raffinato. Potevamo comprare... me lo vende anche lei? Lei non me lo vende. Peccato. Comunque ho proprio il magazzino. Ah. Yeah, that makes sense. It's a good game. Vogliamo... aspetta, 36 km, 15 km. Se mettiamo invece questo, 18 km, 14 km. Insieme fanno più di 36, no? Sì. Fanno 42. Quindi tecnicamente saremmo più veloci se mettessimo, levassimo lui e mettessimo gli altri due. Quello ad L e quello lungo. Vale la pena farlo? I'm the fishman, mai, meglio di no. Prendi il mulinello idraulico. Vero, potremmo pescare con il mulinello idraulico. Tanto è troppo lontano a fare anche la cosa tutta unita dell'oceano. Concordo, sì. Abbiamo meno spazio per fare roba, però possiamo finalmente pescare anche quelli lì. E poi se ce n'è bisogno possiamo disinstallarlo. Se poi ci occupa troppo spazio. Sì, vai, facciamo anche questo. Mettilo nel magazzino. E dal magazzino installiamo lui così. Installiamo lui così. Va bene. Buon upgrade anche questo. Ma quindi stamattina hai detto good morning invece di morning e basta? Ma cos'è la reference? Siamo ancora più veloci. Di poco, ma ancora più veloci. Devo prendere... sai.
I never say good morning because if it was a good morning I'd be fishing. No, sì. Vabbè, non me lo puoi dire così fuori contesto e fammi ricordare tutte le, quelle cose lì. Dammi un po' di contesto per capirlo. Aspetta, si va di fretta qua. Mi si dà l'oggetto al collezionista. Sì, è vero, posso levare la canna piccola, hai ragione. È stata la scelta peggiore della tua vita, assumermi, mi spiace. Sta andando bene. Sei tornato? Non ero sicuro che ce l'avresti fatta. Trascina enorme scariglione nella stanza, lasciando profondi solchi sulle tavole di legno sottostanti. Al collezionista non importa, è concentrato sul tuo ritrovamento. L'hai trovato sulle scogliere, vero? Sì. Eccellente. Questo dovrebbe velocizzare un po' i prossimi viaggi di ritorno. Con permesso. Il collezionista sceglie uno dei nastri argentati che pendono dal libro cremesi e apre il volume a una pagina che non vedi. Voltandosi per consentire alla luce fioca di illuminare il testo, sussurra qualcosa sulla pagina. Dopo qualche secondo senti un tuffo allo stomaco, come quando arrivi a un'onda d'alta. Come quando arriva un'onda d'alta. Un'onda alta! So parlare, è tardi. Il collezionista chiude il libro e sposta la sua attenzione su di te. Ci sono cimeli da trovare. Continua a cercare. Apparizione, torna istantaneamente all'isola rocca. Ah, soltanto qua? La barriera corallina al bacino stellare. Potrebbe essersi accumulati dei relitti. Cerca in quella zona. Ti indico un luogo sulla mappa da cui iniziare a cercare. C'è altro? Le parole del blocchetto. Cosa mi hanno fatto? Il libro contiene il potere di abissi. Io estendo semplicemente quei poteri a te. Ce n'è uno in particolare su cui vorrei sapere di più? Apparizione. L'uso di questa parola indurrà uno stato di trance. In questo stato, il tempo passerà in un batter d'occhio e quando finirà, ti ritroverai qui. Come sempre, consiglio di non abusarne. Usa il potere in modo selettivo e strategico quando ne hai più bisogno. C'è qualche altro potere su cui vuoi sapere di più? No. Ma, perché vuoi questi gemelli? Per collezionarli, naturalmente. Un investimento per il futuro. Perché non puoi cercare i tuoi gemelli? L'oceano non intende più collaborare. Visto che ora per me le onde sono pericolose, tu sarai il mio surrogato. Dice sempre poco, eh? È il Magic Mirror di Terraria, sì, esatto. Ok. Buono. Cosa mi ha segnato, quindi? Ah, c'era questo, non l'avevo ancora letto, vero? Nota del pescatore. Abissi, cielo, abissi, cielo, abissi. Per sempre. Sigillo dello scrigno rotto. Origine della nebbia. 5. Immersione. Lui sa. A 5 le reliquie emerge la divinità lovecraftiana che lui vuole. Il sigillo dello scrigno rotto è l'origine della nebbia? In effetti dopo che abbiamo aperto lo scrigno non c'è più la nebbia? È possibile? Abissi, cielo, abissi, cielo, abissi per sempre. Ok, interessante. Ok, questo vuole andare. Voglio tornare un secondo qua però prima di finire la live. So che ho detto che finivo prima però. Cioè adesso, però è venuto questo dubbio qua perché abbiamo visto roba lì e vorrei controllarla. È quella, no? Dovrebbe essere quella là. Giusto. Aspetta, devo controllare di nuovo perché purtroppo non mi dà una indicazione su dove sta andando la barca. Cioè, so che la barca ha una forma precisa, però non riesco a riconoscerla. 14 più 13 fa 32. Tu hai elevato un motore da 36 aumentando gli spazi occupati di 1. Sì. 18 più 14. Ah. Probabile. Però fa 32, non 42. Hai ragione. Ho fatto un downgrade. Alle 0-0-0 inizi con la pill. Certo. Pet di nuovo. Vai a controllare questa in fondo, non loro. Però anche loro sono interessanti. Che controlliamo loro e ci lasciamo le altre per la prossima volta. Cerca un pesce oceanico. Posso anche pescare loro?
Siete oceanici? Siete costieri? Come cazzo fai a essere costieri? Siamo in mezzo all'oceano. Fa tutte le run ora. Mi serve legna per l'upgrade. Potremmo anche prendere soldi e tornare da la mercante e comprare da lei il pezzo d'acciaio che ci manca. È comunque un'opzione quella. Ok. Tesori. Dammi degli ingranaggi, ho bisogno. C'è un 2 d'argento. Questa invece è ferraglia. Prendi la ferraglia, anche se non c'ho molto spazio. Ancora una si può fare. Ormai si fanno tutte. Ok. Riorganizziamo l'inventario. Come faccio a ottimizzare gli spazi? Non lo so. Un secondo. Così. 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 E così. Dammi un ingranaggio. Fuck. Sono a casa. Torna a casa. No. No. Non t'azzardare. È un anglerfish. Non è una barca. Woo! Ho sfiorato. Non so se ho avuto dei danni alla barca. Perché ho sfiorato perché sono entrato driftando. Anglerfish in inglese, non so come si chiama in italiano. La guardiana del faro ti aspetta sul molo con espressione contrariata. Ti ho visto salpare verso l'orizzonte e attraversare quella banca di nebbia. Credi davvero che sia una mossa saggia? Che problema c'è? È un po' sensazione di sfidare il destino, vero? Da queste parti la situazione è già abbastanza brutta senza bisogno delle tue provocazioni. Senza preavviso, la donna si gira e se ne va, scrutando l'acqua attentamente mentre cammina lungo il molo. Ok, ho rotto qualcosa? No. Buono. È una pescatrice. Ecco. Niente tele. Niente tele. Siamo pieni. Quindi usate questo motore qua è peggio. Allora mettiamo. Prima di dimenticarcelo da, prima di giocare la prossima volta, fissiamo la cosa. Disinstalla. Mettilo di là. Disinstalla, mettilo di là. Non devo comprare un altro, sono scemo. Raccogli e installa. Ok. Nanna. E per oggi basta. Andrei avanti. Sì. Andrei volentieri avanti, ma purtroppo sono già le 11:15. Bisogna dormire. Abbiamo diverse run da fare settimana prossima. Aiuto. Dormire, more like working, I guess. Sì, perché no? Beh, dormire prima delle 2 oggi? Ieri mi sono diventato alle 3. Perché non riuscivo ad addormentarmi. Perché se vado, finisco a live troppo tardi, poi ci faccio fatica ad addormentarmi. A chi vogliamo fare un raid per concludere? Facciamo un raid a Delia. Ieri abbiamo fatto Viking, oggi facciamo Delia. Ah. Buonanotte a tutti. Quanto è bello Dredge, a me sta piacendo un sacco. Non credo sia un contenuto e un gioco adatto per le live, perché è un lentino, è comunque story heavy e tutto, quindi non è proprio adatto alle live, ma mi diverto comunque troppo, quindi è il mio unico modo per giocarci, quindi sono disposto a fare casomai dei live un pochino meno interessanti, ma che sono comunque un buon motivo per me di giocare.
Io mi scialo. Sì, è abbastanza chill per quanto sia un gioco in parte horror, ma va bene. Buonanotte a tutti, ci vediamo. No, forse domani non faccio live, giusto per avere un giorno di pausa. Ci starebbe. E anche perché così faccio la schedule di martedì, che così abbiamo le se viene annunciato qualcosa abbiamo tempo di farlo. Bla bla bla. Domani esce Zelda, se tutto va bene. Buonanotte. A fuoco.